lasciandosi dietro la Juve, il Milan e l'Inter è un'altra goduria, no? Vabbè, ma infatti, cioè, voglio dire, va a inficiare anche il valore delle leghe nazionali. Sì, Ma... no, sì, però devono trovare il modo anche per alzare un po' il livello, dai. Elvio, te la sei scansata, perché se l'argomento della Tessina l'avessimo dovuto scegliere adesso, no? Saremmo Mettiamo che abbiamo venuti. fatto un po' di lezioni, io ti avrei dato come Tessina, trova una soluzione organizzativa migliorativa per gestire il calcio internazionale. Sarebbe stato mica tanto difficile, eh? Penso che ti Difficilissimo. assumevano il giorno dopo se proponevi qualcosa di interessante. Perché poi alla fine quello è, cioè l'UEFA non vuole mollare i suoi ricavi. Loro dall'altra parte dicono: scusate, ma il football americano, che riguarda solo l'America, guadagna il triplo, noi siamo in Europa i fautori e non riusciamo. Che poi basterebbe di dire: cari signori, ma se voi, i vostri stipendiati guadagnano milioni di euro, basterebbe semplicemente abbassare i costi. Fate cartello, mettete il salary cap, mettete che oltre 1 milione di euro un calciatore non può essere pagato e vedete che ricavate, ha voglia di guadagnare. Però va bene, glielo puoi andare a dire, perché sennò giustamente poi se ne vanno tutti a giocare in Cina oppure. Gimmo, ci aggiorni un po' per cortesia, se magari te lo ricordo, magari lo devi già fare. Il curriculum, cosa dobbiamo fare? Allora, un attimo solo, qualcuno vuole dire, ah, ammetti. Ciao Jessica, buonasera, immagino tra l'altro sia forse il marito di Jessica. Ascolta, c'è un tasto registra. Comunque io adesso registrerò anch'io diciamo, la lezione, in modo tale che quantomeno, in realtà era molto semplice registrare le lezioni. Ragazzi, io ho sbagliato perché ci siamo persi un sacco di materiale. E io in realtà avevo pure provato. Il punto qual è? Ragazzi, io la tecnologia sono il primo che non la sa usare, oppure sono abbastanza coglione o avverso. Semplicemente una volta registrato il lavoro, diciamo, ci mette un po' ad essere caricato poi sul web, quindi è tutto qua, quindi non è che non funzionava, è che ovviamente deve sviluppare e quindi ci mette parecchio a caricarsi. Quindi allora a questo punto io direi che possiamo anche partire. Che cosa mi chiedevi, Elvio? No, ti chiedevo per il curriculum, cosa dobbiamo fare? Ho detto che c'era scritto che dovevamo consegnare un curriculum. Sì, ok, intanto vedo, forse è iniziato a registrare Jessica, vabbè, perché io mi trovo già che stiamo registrando, tanto di guadagnato. Allora ragazzi, per curriculum dovete semplicemente, allora sto chiedendo intanto lumi perché mi sono preso la briga di seguire abusivamente il consiglio di classe di mia mamma. Loro di là sono molto preoccupati e hanno proposto una linea di interpretazione per cui il docente deve intervenire in qualità di tutor su tutti gli alunni. Quindi se li sono spartiti 5 alla volta per ognuno dei professori. E il docente fa da tutor su quei 5, sia per la compilazione del curriculum che per l'altra cosa che riguardava, diciamo, il PCTO, cioè l'alternanza scuola-lavoro, cioè i ragazzi che sono stati mandati come tirocinanti nelle aziende partner della scuola. Nel vostro caso, ovviamente, siete tutti adulti. Ah, a proposito di questa cosa del PCTO, voi dovete precisare bene chiaramente il vostro lavoro all'interno del curriculum e nelle esperienze lavorative, cosa che chiaramente i ragazzi di 18 anni non hanno perché stanno uscendo adesso dalla scuola, quindi loro metteranno le attività extracurricolari, insomma, le attività scolastiche. Voi invece che siete adulti e avete già una posizione lavorativa, precisate bene quello che sapete fare. Anche perché al curriculum, secondo alcuni, viene data anche una valutazione. Quindi, e tra l'altro la scuola lo aggiornerà poi una volta che avete finito l'esame, includendo nelle attività informative, cioè nella formazione, anche il vostro voto d'esame, quello che avete fatto, eccetera, eccetera. Quindi la questione della compilazione del curriculum, secondo alcuni, dobbiamo aiutarvi noi come tutor, e solo questo ci manca. Diciamo da docenti, mentre invece altre scuole che pure ho consultato, la maggior parte in verità, ritengono che tutta questa attività, come il NIUR fa l'esempio, debba essere gestita direttamente tra voi e la scuola, quindi la segreteria studenti, intende.
La segreteria studenti sicuramente vi deve caricare, e lo stanno facendo tra ieri, oggi e probabilmente domani, vi deve inserire nel MIUR, oppure dovete farlo voi. Questo non l'ho ancora ben capito. Sentitevi comunque con la segreteria, con Gabriella Grasso oppure con Elena. Sicuramente c'è una fase di registrazione, cioè vi dovete prima registrare al MIUR, mo vi registrate voi o vi registrano loro. Una volta che avete il login e la password, mi pare la password potete usare pure lo SPID, automaticamente dopo parte questo modulo che inizia chiaramente con dei dati anagrafici, quindi luogo di nascita, nome, cognome, eccetera, eccetera. E poi dopo c'è una sezione appunto di istruzione e informazioni che dovete compilare un po' voi, un po' in realtà anche noi, credo, perché in qualche modo noi alla fine stiliamo una relazione di fine corso dove diciamo come sono andate le cose, insomma, l'apprendimento, le competenze, le conoscenze. Quindi questo immagino che la segreteria poi lo prenderà dalle nostre relazioni e lo sbatterà là dentro. Fermo restando che poi chiaramente avete tutto il sacrosanto diritto di scrivere all'interno quello che volete. Più lo compilate, meglio è, ragazzi. Secondo alcune interpretazioni delle circolari, addirittura in fase di esame, anche la valutazione del curriculum, non dico che ha credito formativo, ma dice letteralmente deve essere presa in considerazione. Questa è una grande cavolata, per non dire altro, perché stiamo registrando, perché voglio dire, crea uno scompenso tra chi magari come Elvio tiene, che ne so, 20 anni di attività di lavoro alle spalle e la buona Karin, che è giovane, giustamente sta partendo, diciamo, quindi non mi sembra neanche, come dire, ma, no, parlando di esperienza, Elvio, noi, visto che mo faccio 40 anni, noi non siamo vecchi, siamo esperienziati, abbiamo molta esperienza. Lo vedi il marketing, sapersi vendere. Il curriculum lo dobbiamo compilare all'interno di quella link lì, del mio. No? Sì, dovete poi andare sul mio e dovete compilare. Sicuramente una buona parte della compilazione tocca a voi, ragazzi, è il vostro curriculum. Poi io personalmente, come sapete, di questo curriculum sinceramente non ho una buona opinione, perché non serve a niente. È l'ennesima riprova e dimostrazione che chi fa le leggi o chi sta con le mani, diciamo, là dentro, per me ci sono le scimmie dei Simpson al MIUR, cioè, nel senso, è gente che non ha mai fatto, sì, magari proprio quelle là con i piatti in fessura, perché come puoi pensare di mettere un curriculum vitae se tu non hai mai fatto selezione del personale? Quindi crei questo modulo così, come ulteriore, questa è la burocrazia e le scartoffie ulteriori inutili, cioè, ma vuoi fare sta cosa perché sei la scuola e vuoi tenere conto di tutto, eccetera, eccetera? Bene, ma dai la possibilità allo studente di fare sfoglia, allega e di spiaccicargli quello che è il suo curriculum vitae. Non molti sanno che persino il formato europeo, che per tanti anni è passato per blim blom bla, in realtà io da selettore del personale, quindi da gestore del personale, quando mi è toccato farlo nell'azienda di costruzioni, io lo trovavo scomodo. Perché? Perché erano chiaramente tutti quanti uniformi, tutti quanti uguali, quindi io non riuscivo a leggere, ad avere quella cosa visiva. Ragazzi, io quando ho fatto il corso di comunicazione visiva, tra l'altro il mio curriculum lo trovate nel Google Drive, ve l'ho messo sin dall'inizio. Sì, la prima... Nella speranza di poterne parlare, non l'ho fatto perché so che pure in inglese e pure in francese c'è un argomento che vedete, allora piuttosto che andare a fare la terza lezione sopra, ho preferito basarci sugli altri argomenti. Se avremo tempo lo vedremo. Il mio curriculum vitae, vabbè, è una filosofia di pensiero, sono 14 pagine, cioè chi se le legge, ma è come sono fatte quelle pagine, perché a seconda di quello che ti serve tu lo trovi là dentro e lo trovi abbastanza visibile. Che ti serve un abstract? Benissimo, perché lo devi confrontare con altri profili da manager. Il mio abstract è una pagina, quindi tu in quella pagina hai immediatamente un colpo d'occhio sia di me come persona, sia di un colore, di un layout che ti consente di differenziarti e di ricordarlo quando lo vuoi andare a cercare. Cioè, aspetta, chi si deve fare, che ne so, CRM, è quello con la cornice blu, quindi sia, però era sintetico, nel senso che in quella pagina trovi tutto.
Poi, per esempio, un'altra cosa è la lettera di presentazione, quella è fondamentale. La lettera di presentazione dice tu chi sei, mentre il curriculum dice che cosa sai fare. Ma in sede di assunzione, se uno è un minimo intelligente in fase di selezione del personale, cerca di capire soprattutto con chi sta avendo a che fare, perché voglio dire che tu mi racconti che sai usare, che ne so, Access. Sì, va benissimo, noi utilizziamo FileMaker, l'importante è che sai usare un gestionale e che hai una concezione di gestionale. Poi dopo imparerai comunque il mio, ma perché pure Access e Access, il programma che hai utilizzato tu è stato sviluppato in un modo e c'erano dei campi. Il programma che ho sviluppato io, che serve a me, ci sono altri campi, perché prima stavi in un'azienda di, che ne so, pere e ricotte, e ora invece stai in un'azienda di strumenti informatici, quindi i campi caratterizzanti i prodotti sono diversi. Quindi la questione non è tanto cosa sai già fare. Certo, se tu non hai mai visto un gestionale, questa è una carenza grave per me che ti devo assumere magari nella mia azienda dove il gestionale c'è. Però le competenze vengono comunque dopo la persona. Questa sembra una lezione di filosofia, ma è sempre così e sarà sempre così. Viene sempre prima l'uomo, ok? La persona. Poi dopo vengono le competenze e quello che sa fare. E io vi feci l'esempio non a caso appunto di Will Smith quando in quel film diceva io però domani lo saprò, perché comunque ad imparare è più importante l'attitudine ad imparare, chiaro? Quello dal curriculum che chiaramente loro fanno non si evince, perché il curriculum dice tu tecnicamente quali sono le competenze che hai, non dice se ti piace, che ne so, lo sport. Oppure, per esempio, no, Elvio fa l'allenatore di calcio, ma se nelle passioni non mi mette il calcio, cioè significa che sto qui un allenatore che fa quel lavoro solo per lavoro, cioè già è uno che non è genio, già è uno che non tiene passione. È chiaro, no? Voglio dire, se sto facendo il colloquio ad un allenatore di calcio, mi aspetto che lui mi dica il calcio per me è la mia vita, la mia passione, io sono come Cavarezzi, senza musica non respiro, cioè... quindi senza calcio non ce la faccio, non dico di tenere la storia drammatica alle spalle che ha lasciato la moglie per il calcio, però insomma qualche evidenza della sua passione la deve tenere. Già se mi racconta che alla figlia gli sta insegnando i primi fondamentali, già è una cosa che mi colpisce, no? Poi dopo vado a vedere se tecnicamente non è altro che può fare. Ciao Cristian, per favore chiudi l'audio, sentiamo. Sì, ok. Ciao a tutti ragazzi. Ecco, quindi questo per quanto riguarda il CV, così dando qualche informazione random. Comunque, morale della favola, dovete sentirvi con la segreteria studenti, sicuramente dovete compilare voi in larga parte. Mi permetto di darvi un ultimo consiglio, poi dopo passiamo alla lezione, anche se in realtà quello che mi stai chiedendo è un tema gestionale, quindi gestione delle risorse umane rientra nel programma. Allora, cosa c'è di buono nel formato europeo? Perché sennò, diciamo, il suo professore deve essere meglio del formato europeo. Il formato europeo come struttura, come ossatura, come campi, perché quando io dico nome e a fianco di mettere, no, quello è un campo, no? Quando dice competenze organizzative ti lascia, come dire, un campo note, no? Vedemmo già il campo note nella landing page, vi ho detto non fate troppe domande, mettete descrizione esigenza, un campo note, cioè un campo libero dove il cliente può scrivere, anche bello quadrato grosso, cioè che capisce che c'è modo di compilare, mettete un limite ai caratteri, 5.000 caratteri, insomma un qualcosa che se no qualcuno poi vi scrive e vi butta dentro robe incredibili, o un virus per esempio. Però insomma mettete un campo note. Allora i campi note pensati dal curriculum europeo formato Europass sono molto validi, cioè il mio stesso curriculum sostanzialmente li riprende. Sì, graficamente ho fatto il layout carino vicino a experiences invece di esperienze lavorative, l'ho scritto in inglese perché così anche dà un respiro internazionale. Sì, ci ho messo la borsetta da lavoro come icona a fianco perché così, ecco, leggi e capisci che lì ci sono le esperienze di lavoro, no? Perché poi come quel campo ce ne sono altri. Però sostanzialmente le competenze organizzative, le competenze relazionali, le competenze artistiche o creative sono quei campi note che a mio avviso fanno la differenza, perché molti per esempio li lasciano in bianco. Voi là dovete specificare, ad esempio Elvio che mi ha mandato il suo curriculum qualche settimana scorsa, ci ha dato un rapido sguardo perché sto preso da altre cose,
ha fatto un elenco molto molto, come dire, ordinato e sintetico delle sue attività, però da quelle si evince, ecco, cosa sta, cioè quali sono le cose che ha fatto, però non come le ha fatte. E infatti lo dico a lui, ma lo dico a tutti, ragazzi, è molto importante invece esplicare le competenze organizzative. Cioè, mo per esempio, no, nel ruolo che sto facendo io sto facendo da commissario per la commissione d'esame, e questo chiaramente nel mio curriculum lo devo evidenziare, perché io non ho solo fatto lezione come i normali docenti, ma ho fatto da coordinatore anche dei docenti. Il lavoro che state ricevendo sulle tesine parte comunque da una mia idea organizzativa che fortunatamente ha ritrovato, riscontrato un'ottima disponibilità da parte degli altri membri, da parte degli altri docenti. Ma io tutti i giorni, fino a 2 minuti fa, per questo Sabrina chiedeva a me l'elenco dei numeri di telefono, perché io ogni giorno sto mandando pezzi di tesina, pezzi di cose, oh, questo è a posto, ragazzi, entro giovedì sta cosa, ragazzi, entro il 30 aprile abbiamo la scadenza della prova scritta. Cioè, voglio dire, questo è chiaramente un lavoro in più, no? Anche a livello di organigramma, io ho una qualifica con la quale, tra l'altro, che mi consente anche l'autorità per parlare e dire, guarda, ti sto chiedendo questa cosa, ma non è che te la sto chiedendo come Gimo, te la sto chiedendo in qualità di coordinatore e commissario, quindi con un ruolo e una mansione, una qualifica da superiore, ok? Anche se poi professionalmente siamo sulla stessa linea, però perlomeno un riconoscimento formale c'è, un titolo al quale mi posso agganciare c'è, perché altrimenti, ed è una cosa che oggi lo vediamo con la gestione del contact center, quando ero ragazzo e tenevo 26 anni, ti può essere risposto, scusi, ma tu chi sei? Cioè, se tu hai il mio stesso livello, il mio stesso, come dire, stipendio, e non sei investito di nessuna carica ufficiale, perché io devo rispondere del mio lavoro a te? Allora, se trovi la persona che è, come dire, intelligente, cordiale, insomma buona, tu te la cavi lo stesso. Ma se trovi la persona che è cinestetica, che se entri nel suo spazio si sente aggredita, è quella che crea problemi, o superbiosa addirittura, perché ci stanno pure quelli, molti sono così, magari anche nell'ignoranza, ma oggi c'è l'ignoranza arrogante, cioè tu non sai, però, però io comunque se non ho titolo per parlare devo starmi zitto, è chiaro. Il risultato qual è? Che io non ricevo, che ne so, la documentazione che mi serve, e Elvio non ha la documentazione burocraticamente necessaria per poter fare l'esame. Si arriva all'ultimo giorno e chiaramente il presidente di commissione dice, ma qua che state combinando? Ma dormite? È chiaro? Quindi diciamo, fate molta attenzione, vedete come vi sto richiamando dal curriculum vitae che riguarda, diciamo, gestione del personale, vedete come stanno venendo fuori delle diatribe inerenti a cosa? All'argomento che stiamo per finire, cioè le strutture organizzative. Torniamo sempre là, torniamo sempre a monte, torniamo sempre alla settima P, processes, cioè i processi, chi gestisce i processi, chi li decide e chi comanda a chi? Perché comanda non nel senso che fu dittatore, comanda nel senso che diciamo, dirige l'orchestra in qualche modo e chiaramente se ne assume le responsabilità, barra i compensi. Perché ragazzi, gli amministratori, quando dice, ah, ma quelli guadagnano 100.000 euro, 200.000 euro all'anno, oppure 1 milione di euro, ragazzi, ma essere a capo dell'organizzazione significa anche assumersi tutte le responsabilità. Prima stavamo parlando della Superlega, che diciamo, è morta e naufragata in 2 giorni. Il signor Agnelli, che è un emerito baccalà, sto dicendo un altro termine. Il signor Agnelli adesso si prenderà le conseguenze del suo, come dire, fare. Vabbè, lasciamo bene. Comunque, diciamo di andare a nozze con Perez, titolare diciamo del Real Madrid, perché ha seguito un padrone fasullo, visto che il progetto è naufragato, e quindi se la UEFA decide poi delle sanzioni che siano pecuniarie o addirittura anche di penalizzazione per la squadra, io sarei molto contento se la Juve avesse qualche punto di penalità. E chiaramente si assume le responsabilità, e quindi se infatti si parla, ad esempio, già si sta parlando di dimissioni, quindi chi è il capo ha la responsabilità, e quando c'è da prendere le cose negative se le prende, e chiaramente quando c'è da prendersi però le cose positive, e cioè i compensi, se li piglia. Quando andate dal notaio, dici, ma che il notaio mette un scippo, mette una firma, piglia 5.000 euro.
Sì, sicuramente fate il notaio, è il mio consiglio, perché sicuramente guadagnate. Però il concetto è, ma perché quella firma vale 5.000 euro? Che ha fatto corse calligrafia cinese, cosa spettacolare, che è un'opera d'arte? No, è che il notaio, nel momento in cui firma un rogito, si assume, si coassume insieme a voi la responsabilità dell'ufficialità di quell'atto. Per cui se un domani la Guardia di Finanza sgama una controversia, sgama quell'immobile è stato acquistato con soldi riciclati, per cui diciamo è contro la normativa antiriciclaggio e quant'altro, il notaio che ha firmato quell'atto chiaramente ci va di mezzo. Perché prendeva 5.000 euro? Per la responsabilità di quegli atti che firma. Perché lui di fronte alla legge ufficialmente dichiara di essere il coordinatore o l'intramezzo che ha reso possibile quell'operazione. Se quell'operazione costituisce illecito, perché la Guardia di Finanza lo dimostra o i processi lo dimostrano, lui ci finisce per lo mezzo. Cioè, è chiaro, no? Quindi l'organigramma, come vi spiegai già, ma ci torniamo stasera, perché con oggi io spero di fare il contact center, ma poi abbiamo finito marketing operativo e quindi abbiamo finito quella famosa slide. Le strutture organizzative, come vedete, sono la base di tutto, sono il chi decide cosa, di quali responsabilità e quali compensi, parla chiaramente le cose negative. Vabbè, ragazzi, allora io avvierei dopo questa parte. Ah, no, completiamo ancora. Scusate se mi dilungo, ma l'argomento, come vedete, ci rimanda a cose di corso, quindi io più cose riesco a dirvi meglio è. Quindi competenze organizzative, competenze relazionali e competenze artistiche e creative, per esempio per me che faccio marketing, no? Sì, va bene pianificazione strategica, ma hai mai fatto poi una pubblicità? Certo che le ho fatte, ci sono questi banner, queste locandine che puoi andare a vedere. Chiaro? Quindi a che titolo tu ti poni nel marketing strategico, dove devi dare una linea guida a chi poi fa il marketing operativo e la pubblicità la deve realizzare? Sulla base del posizionamento che hai scelto tu. Ma l'hai mai fatta poi fino a valle il percorso? Certo che l'ho fatto, puoi andare a vedere questa pubblicità su Facebook, puoi andare a vedere questo sito internet che è stato realizzato secondo le mie direttive e così via. Quindi queste sono le competenze creative, sono come dire per chi fa un lavoro comunque creativo. Sei un architetto, sì, benissimo, hai studiato, ma fai avere una finestra, un infisso che hai inventato tu, o una villa che hai fatto tu, o un pezzo di interior design che hai fatto tu? Infatti, addirittura, nel caso proprio degli architetti, loro hanno, a parte il curriculum vitae, hanno il portfolio, cioè un altro documento, solitamente online, perché chiaramente fanno render grafici molto pesanti, o comunque delle foto stampate, dove tu vedi la villa, quindi prima la pianificazione della pianta e poi vedi la realizzazione, magari fatta in 3D con qualche programma di cine, tipo Cinema 4D, SketchUp, questi qua, diciamo, che utilizzano loro, Rhinoceros. E quindi chiaramente questo a sua volta ti porta su altre domande di natura tecnica, ma quali programmi sai usare e quanto li sai utilizzare. Che è un altro lato, per esempio, del curriculum vitae, che il curriculum vitae fatto a moduli, sia diciamo nella forma del formato Europass, a maggior ragione questi quattro moduli che hanno messo, io li ho visti stampati, quelli del MIUR, e non ti consente. Io per esempio nel mio curriculum, se andate a vedere dove c'è Facebook, le piattaforme social, oppure anche semplicemente Word, PowerPoint, Excel, io ho fatto un sistema con le stelline, perché lì è immediatamente gratis, e ho messo i loghi dei programmi, cioè c'è il loghetto di PowerPoint, c'è il loghetto di esatto, o delle app, perché così tu immediatamente capisci. Ragazzi, quando io ho un elenco di robe scritte, quello è scritto in modo ordinato, soprattutto se quello non è l'unico documento, ragazzi, la chiave per capire il funzionamento del curriculum vitae è che dovete entrare non nel modulo tecnico, ma nella testa di chi lo deve leggere e valutare. Non dovete mai fare l'errore di pensare che siete gli unici che hanno mandato quel documento. Il capo del personale ce ne ha almeno altri 30 tra computer e stampati. Quindi dovete capire che pure se siete stati ordinati, ma vi rendete conto di lui quante volte ha letto Word, Excel, PowerPoint, eccetera? Ci sta in tutti i curriculum, quindi se non lo aiutate, lui la legge software forse e va avanti, non se ne accorge. Se invece vedo un sistema con le stelline, dove una volta ne sono accese 3, una volta ne sono accese 2, una volta ne sono accese 5 su 5, io dico, aspetta, fammi vedere, almeno quello su 5 su 5, quindi questo dice che è bravo in questa cosa qua.
dove è bravo girano gli occhi, PowerPoint. Ah, caspita, su Excel c'ha 4 stelline, allora vuol dire che Excel, che comunque è quello che muove un po' tutti gli altri gestionali, lo sa utilizzare. Quindi vediamo, questo curriculum mi sembra particolarmente skillato. Voi questo dovete pensare. Ma se voi togliete la grafica al curriculum, voglio dire, togliere tutto. Per questo il formato Europass non funziona, perché essendo omologante causa stanchezza a chi lo legge e non crea quell'effetto di diversità. A me a volte è capitato pure di trovare dei curriculum interessanti, però poi dopo, leggendo gli altri, mi sono scordato, perché chi se lo ricorda il nome e il cognome? I moduli sono tutti uguali perché hanno tutti quanti il formato Europass. Io per andare a riscartabellare quel curriculum ho dovuto paradossalmente rileggere altri. Se invece avesse avuto una cornice diversa, questo è un consiglio che già si dava prima, io già lo davo all'epoca quando ancora non avevo fatto l'esperienza da gestore del personale, e dicevo: se siete dei pubblicitari, se siete dei marketer o comunque delle persone creative, in quel caso fate un curriculum visivo, cioè un curriculum diverso, perché visto che dite di essere dei grafici, dei creativi, fatelo vedere già nel curriculum, no? Quindi là la mia motivazione era per una frangia di persone ed era coerente con il lavoro che fanno, e il casi pittore fanno avere un quadro, no? Cioè, era questo il concetto. Ma poi, quando ho fatto l'esperienza, come dire, da gestore del personale, mi sono reso conto che in realtà tutti i curriculum sarebbe bene che fossero differenti nella forma, per garantire il colpo d'occhio e la mnemonizzazione, il ricordo nel caso in cui il giudizio fosse positivo. Però quantitativamente e contenutivamente parlato, dal punto di vista contenutivo, contenutistico, non contenutivo, dovete seguire i campi che vi dà il formato Europass. Quello sì, riprendeteli. Quindi creativa, parte creativa. Poi abbiamo detto relazionale e organizzativa. Queste competenze, tra l'altro, viene detto all'interno della circolare, laddove ce ne fosse bisogno, cioè che sono competenze che voi non avete certificate. Cioè non è come il diploma di ECDL, che dice: io ho seguito il corso per la patente europea oppure per l'ECDL, oppure ho l'attestato del B2 al British. Quelli pure vanno messi, chiaramente, assolutamente. Tutto ciò che è certificato va proprio nella sezione certificazioni, che è la seconda sezione, viene dopo quella di istruzione, nel curriculum che hanno fatto loro al mio. Ma questa terza parte, che vi ripeto, secondo me è la più importante, la più distintiva, quella dove veramente vedi poi qualcosa di diverso, che già ti comincia a dire qualcosa della persona, sono competenze organizzative e competenze relazionali. Ragazzi, allora io ve lo ribadirò anche stasera, ma già ve l'ho detto più di nuovo. Quante volte abbiamo visto in azienda la maggior parte dei problemi sono problemi o organizzativi di processi o di personale. Se tu mi dici come ti relazioni e mi dici che sì, ti piace l'ambiente giovane e dinamico e solito strunzato, problem solving, bla bla bla, ma se mi dici che sei capace di creare un ambiente positivo intorno a te, come me lo dimostri? Me lo dimostri dicendo: ho fatto il capogruppo in questa sezione, oppure nell'ufficio dove lavoravamo prima, ognuno di noi sulla nostra scrivania ha portato come innovazione che potesse tenere, che ne so, i libri o la lucetta, insomma cose come se fosse la sua stanzetta. Questo ha fatto sì che l'azienda e ognuno di noi si sentisse in qualche modo a casa, aumentando la produttività, perché chiaramente un clima favorevole, a mio avviso, sviluppa una produttività maggiore. Dica a mio avviso, perché ahimè c'è una scuola di pensiero anche potente che invece ritiene, anche nella gestione del colloquio di lavoro, di dovervi mettere in difficoltà a tutti i costi. Cioè, voi lo vedrete all'esame, lo state già vivendo al corso, ma anche l'esame sarà un colloquio, no? Ci stanno una buona metà, se non tre quarti, che ritengono di dovervi mettere in difficoltà. Per vedere cosa? Un po' anche, giustamente, non per cattiveria, ma perché io voglio vedere se Elvio Sanna, in condizioni di pressione e di stress, riesce a lavorare bene lo stesso, ok? Ma questa è una valutazione da deficienti, a mio avviso, perché come al solito è voler vedere il pesce se sa scrivere. È pesce, fallo nuotare. Cioè, io sono per, aiutalo il più possibile, fallo sedere e metti la persona a suo agio, perché la cosa principale non è tanto vedere i difetti, ma scoprire i pregi. In base a quanto lui, diciamo, riesce a fiorire e a farmi vedere dove può arrivare, poi dopo vado a verificare anche i suoi difetti.
Ma che me ne importa di scoprire i difetti di una persona che fondamentalmente vale 6 e quindi comunque non assumerò? Cioè, lascia la prima vedere, vediamo se questo è un potenziale 10 o non lo è. Se lo è, poi andiamo ad indagare anche su pressione come si comporta. Io, per esempio, non ho proprio nessun timore a dire io non so lavorare sotto pressione. Piuttosto inizio a gennaio a parlare della tesina, in modo tale che arriviamo che per aprile abbiamo finito e a maggio ci rilassiamo. Quindi preferisco assumermi molto lavoro prima per evitare di andare sotto stress, perché così lavoro meglio io, lavorano meglio i collaboratori e lavorano meglio pure gli alunni, perché siamo tutti più tranquilli, piuttosto che arrivare sotto a tutto e vedere se poi riesco a fare lo sprint finale con il sudore alla fronte che è il 30 giugno e c'ho i bambini che vogliono andare a mare e mia moglie che mi rompe le scatole e la preside che non si trova con le scartoffie. Cioè, capite? Quindi io ho il mio, qua piace o non piace, tante volte magari non è piaciuto e non sono entrato. Quindi questo per farvi capire un po' anche come funziona il colloquio, no? Come sono i criteri. Per esempio, laddove ho fatto gestore del personale, quella mezza sega, diciamo, della persona che faceva da titolare, lui mi disse specificatamente, no, tu lo devi far sedere in quell'angolo là, su quella sedia là, perché è da sta street e nella sedia più scomoda. Cioè, vedete già la differenza proprio di approccio. Vuoi così? Facciamo così, ma per me non serve a niente. Cioè, che valutazione è? Tanto è vero che poi il signore era il signore che era, insomma, quindi lasciamo perdere. Questo poi diventa un fatto personale, però da queste piccole cose voi già vi accorgete, vi ribadisco, voi siete adulti, quando andate a fare un colloquio di lavoro, loro vi stanno facendo il colloquio, ma pure voi ci state facendo un colloquio a loro. Se tu vai in Accenture sono delle robe, io mi ricordo all'università, chi faceva economia e ingegneria, uno dei sogni era andare in Accenture. Io mi resi conto subito che lì era un ambiente malsano, infatti alcuni amici che sono entrati stanno buono da capo, cioè o stanno sotto psicofarmaci o è gente che insomma è scoppiata. Cioè là stai ad un livello che se tu ti alzi per andare in bagno, il collega di stanza può prendere una pennetta che si è portato preventivamente da casa e metterti il virus sul computer, ma state fuori. Entri e già te ne accorgi, perché entri e fai che stai trasendendo carcere. A parte il badge aziendale, che quello voglio pure capire, ma ti chiedono documenti, cioè sembra che stanno andando al Tarì dove vendono oro, che è il centro delle gioiellerie, e là voglio pure capire che ci sta il piantone dell'esercito con l'intra, giustamente ci sono gli ori e valori. Ma dentro la società di consulenza informatica, onestamente, tutta questa cosa è... E infatti, tra l'altro, ho sostenuto un colloquio lì, cioè, ve la racconto così ci facciamo anche una risata, fate anche tesoro, spero, delle mie esperienze. Io sono entrato lì tramite un amico che ha fatto il colloquio insieme a questo suo capo su di me. Non avevamo detto però che io e lui eravamo amici, perché lui non si voleva esporre. Facevamo questo colloquio, mi fecero diverse domande, mi presentavo al computer e alla fine mi fecero una sorta di esercizio per vedere se riuscivo a risolvere un caso di programmazione. E io gli diedi la mia soluzione, dopo un po', dopo averci pensato giusto 2 minuti, perché era una cosa abbastanza banale in Excel, e gli spiegai un po' come lavoravo e quello che era la mia idea gestionale, cosa, eccetera. Quando sono andato via, il tizio dall'altra parte c'aveva la mia stessa età, cioè 36 lui, 36 io all'epoca, e il mio amico poi in separata sede mi ha detto, no, quello poi, sai che ha detto? Ha detto tu, questo qua come ti è sembrato? Io ovviamente ho detto mi è sembrato buono, che comprerei. E lui ha risposto, questo è uno che dopo 2 settimane ci vuole dire lui a noi come dobbiamo lavorare. Cioè, allora, da questo che cosa desumete? È il solito problema dell'orticello, il cinestetico che si sente aggredito. Dice, questa è una risorsa che può crescere, potenzialmente valida, se cresce, rischia di togliere il lavoro a me e io che faccio? No, non lo assumo. A me serve il robottino scemo e io gli dico porta l'acqua nel pozzo e lui la porta. All'ultimo giorno, se non mi sta più bene, gli dico buttati nel pozzo e lui si butta. Allora, già da questo voi capite con chi state avendo a che fare, no? Cioè, una risorsa potenzialmente valida, che avete riconosciuto come potenzialmente valida, siete dei polli se non l'assumete. Dice Gimo, ma tu così vai contro te stesso? No, e qua c'è la novità, diciamo, del mondo che vorrei. Se io riesco a trasferire tutta la mia cultura ad Elvio, no? Elvio potrà fare le mie cose, dice, tu che fai? Massa da maroni, avrò il tempo a disposizione per fare tante altre cose che non riesco a fare e che fortunatamente posso delegare adesso ad Elvio. Ok, dico Elvio per dire XY.
Quindi non si capisce questa potenzialità. Cioè io ho la facoltà poi di aver guadagno. Ragazzi, noi abbiamo iniziato il corso. Che cos'è l'economia? Allocazione di risorse scarse. Qual è la risorsa scarsa per eccellenza? Il tempo. Io non ho il tempo. Se posso, attraverso la delega e attraverso l'aver incontrato fortunatamente una persona valida, delegarti quello che faccio, io guadagno la risorsa tesoro più alto che ho, cioè il tempo. Chiaramente lo potrò dedicare a tutte quelle cose che non riuscivo a fare. È chiaro? Dovrebbero tutti, quelli che vi assumeranno anche, alcuni di voi però sono imprenditori, quindi cerco di trasferire persone, cioè, ragionare in questo modo qua, perché poi tra l'altro questo è il modo per rendere fertile, diciamo, il tutto, e quindi far sì che il lavoro si sviluppi, che le attività si sviluppano, e quindi anche la ricchezza si sviluppa, no? Cioè, e quindi torniamo sempre là, la slide di Maslow, la sicurezza. Il bisogno di sicurezza spesso tronca le ali perché offre una resistenza al cambiamento. Questa domanda, tra l'altro, devo dire, me l'avete sbagliata quasi tutti, e siete tutti quanti, avete scelto la lettera D, dove diceva l'uomo tende sempre al miglioramento. Non ne avete. L'uomo, appena sta in una condizione di equilibrio, di sopravvivenza minima, cioè che sta a posto, si sente bene, la prima cosa che fa, recinta il terreno, nella maggior parte dei casi. E quindi questa è una resistenza al cambiamento, è un tentativo di mantenimento dello status quo. Voi questa cosa la dovete identificare, vi ci dovete confrontare. Attenzione, io per esempio anche in azienda questo mi è capitato, il mio capo aveva perfettamente capito le mie modalità e capiva che io quando cercavo di apprendere non lo facevo perché volevo fare la serpe e togliere il lavoro a quell'altro, lo facevo perché magari era affine al mio lavoro e io estendevo i miei campi di conoscenza, e se dall'altra parte ci fosse stata collaborazione come l'ho trovata tra tutti i docenti di quest'anno, io sono molto meravigliato di questa cosa, appunto, che per me è un'anomalia. Ma lì, se quella persona, quel reparto informatico, avesse capito che io non volevo toglierle il lavoro, ma darle il tempo per sviluppare il programma per fare altre cose, allora forse non si sarebbe arrivati ai ferri corti. È chiaro? Quindi ero giovane, ero un ragazzo, ne avevo 26 anni, poi quella aveva fatto un gesto, mi aveva parlato del lavoro, fatto fino alle 2 di notte, mi aveva buttato dentro al cestino dicendo: tu hai fatto i disegnini, sto cacchio. Io i disegnini li ho fatti vedere al capo, il capo gli sono piaciuti e li ha approvati, ha detto che la devi fare questa cosa. Quindi, disegnini un cavolo, avevo palesemente ragione. Però passai dal torto perché, diciamo, non mi resi conto che umanamente era né più né meno lo scontro tra l'ultimo venuto, cioè il ragazzetto di 26 anni di Belle Speranze, e una donna che era lì in amministrazione da 20 anni. Quindi era anche un gioco di potere, assolutamente. Poi i giochi di potere... Ne ho parlato in una delle nostre lezioni, ne ho parlato poi specificatamente con Karin, perché Karin fa l'albergo, abbiamo messo la tesina sull'albergo, e c'erano una serie di situazioni anche simpatiche, no? Un po' borderline, dove venivano fuori i giochi di potere. Ragazzi, quei giochi di potere li dovete capire. Poi li potete anche perdere, cioè... perché magari l'altra persona è più potente di voi, perché magari mo ci vuole un colloquio di lavoro e quindi non avete potere contrattuale zero, però dovete capire perché quella situazione vi ha resi perdenti, vi ha visti perdenti. Perché, tra l'altro, in alcuni giochi di potere, parlo adesso con Elvio che in questo momento ha un conflitto con il presidente, per esempio, no? Per la società che stanno gestendo, nonostante Elvio abbia fatto un lavoro da paterno, perché con una squadra praticamente inventata stanno al terzo posto, perdi una partita e il presidente si lamenta, fa la riunione, comincia a dare di matto, ma stai fuori, tu ringrazi a Dio e facci una strada d'oro, perché dovresti stare in serie C o in serie D, e invece stai al terzo posto, rischi addirittura che se le altre fanno crack tu vai avanti. Quindi ci sono sempre giochi di potere nel lavoro, ma ragazzi ci saranno anche all'esame. Io sinceramente sono molto sorpreso. Perché, tra l'altro, perché dico è un'anomalia? Solitamente c'è sempre qualche docente che vuole, per una sua insicurezza personale, perché poi dal punto di vista psicologico questo è, come dire, dimostrare agli altri che esso è più forte, più importante, è intaccabile, cioè lui deve decidere. A volte si impuntano su un alunno, ma tu non l'hai mai vista, chi se n'hanno, tu, cioè, alla fine, magari una persona che quel diploma ne ha bisogno perché deve fare un concorso, e sta a fine carriera, vuole guadagnare, fare lo scatto di pensione, cioè, ma tu a chi vuoi rompere scatole? Però per un loro, come dire, i professori di matematica di solito sono così, lo dico da docente di matematica, quindi mi ci includo,
E allora diciamo, il gioco di potere sempre, sempre. Ho deciso che deve entrare il mio assistito e non il tuo sul lavoro, perché devo dimostrare di essere un manager più bravo di te. Oppure devo portare dentro, che ne so, la spia, no? Un mio amico, perché così posso controllare il tuo lavoro. Ragazzi, allora su questo vi do direttamente un consiglio, così tagliamo. Vedetevi Dottor House. Penso che l'avrete visto qualche volta. Dottor House è il maestro dei giochi di potere. Tutto il telefilm, a parte che è un telefilm sull'amicizia, ma anche l'amicizia che ho con Wilson è fondata sui giochi di potere tra lui, Wilson e la Tardi. Cioè, e poi anche poi lì è spizioso, poi fa delle robe. Però ragazzi, guardate, per quanto possa sembrare sconcio o strampalato, dice ma quello è un film. No, no, vai, è la realtà. In certe realtà, come dicevo prima, molto competitive, avvengono strane cose. Si esce di testa, perché fondamentalmente poi anche lo stesso Dottor House è un drogato, è una persona, è un allucinato, è un genio. Il genio è necessariamente al di sopra e al di fuori della normalità. Questo però porta in qualche modo a follie anche persone più normali come l'amministratrice, la Caddy, o come l'amico Wilson, che tutto sommato è un buono cristiano, ha l'unico difetto di incappare in questo personaggio, diciamo, ed è un buon medico. Quindi giochi di potere li dovete conoscere anche e soprattutto, direi, per poter decidere di uscire dal gioco. Se a voi una roba non sta bene, dovete uscire dal gioco. Porca miseria. Io dal lavoro me ne sono andato a un certo punto, anche per questo, che mi ero reso conto che nel gioco di potere non del mio capo, ma del suo capo, cioè dell'amministratore delegato, alla fine noi potevamo inventare pure, che ne so, i bitcoin. A lui non gliene importava, perché noi eravamo sempre i cugini scemi. È chiaro, no? E allora quando tu vedi che non c'è modo perché è tarata o chi sta dall'altra parte, ma tu non devi starci male magari per 20 anni perché non ti senti riconosciuto, bisogni di stima e appartenenza di Maslow, torniamo sempre là. Io ve l'ho detto, Maslow è la slide più importante, no, del corso, è proprio in generale, no, della vita, perché comunque ti aiuta anche a fare autoanalisi, a capire le situazioni. Devi andare via, perché fare 20 anni un lavoro logorante dove non vieni riconosciuto, ma ragazzi, è tosta, cioè, a parte che dopo hai bisogno dello psicologo, ma probabilmente ti rovina anche il tuo orticello privato, perché tu torni stressato a casa e magari a tua moglie risponde malamente, oppure c'è un buffo creatura. Non va bene. Perché in realtà stai solo scaricando l'amarezza di non essere stato riconosciuto sul lavoro. Ed è così, ragazzi, io non sto raccontando, cioè io cerco di collegare poi anche un po' la vita vissuta, che non c'entra niente poi con il curriculum o con le competenze acquisite a scuola o dagli studi. Cioè io vedo molta gente che la soluzione, guardandoli negli occhi ed essendo chiaramente degli esterni, è molto semplice. Vai via da dove stai. Ovviamente poi ti diranno bisogno di sicurezza e io i soldi da dove li prendo? La famiglia come la manda avanti? La mia risposta molte volte sarebbe è tu perché non ci hai pensato prima? Invece di sposarti e fare 2 figli alla cazzo di cane senza reddito, perché non ci hai pensato prima? Però vabbè, che gli vuoi dire? L'altra verità è che loro i figli ce li hanno, io no. Quindi voglio dire, loro su queste cose si sono realizzati, io no. Voglio dire semplicemente che, insomma, poi anche vedete anche qua, gestione, cioè lo dico o non lo dico, lo direi, ma che glielo dico a fare? Non lo capirà e risulterà offensivo. In qualche modo interromperò anche la comunicazione, perché se lui si sente aggredito, se dopo gli do un consiglio buono, lui non lo ascolterà, perché ormai si è sentito aggredito, cerchio, e quindi chiude. È chiaro? Quindi fate bene le vostre valutazioni, conoscete i giochi di potere, e quando non è il caso, uscitene, perché perlomeno lo fate un agnuto, oppure che ne so, lo fate un ambriacato con l'amico al pub e si va avanti. 20 anni di frustrazioni, là, rovinate voi stessi e gli altri. Ciao Renato, buonasera. Ciao, buonasera. Allora, un attimo. Buonasera. Ciao Leo, abbiamo parlato un po' del curriculum vitae perché diciamo c'è una diatriba in atto, dovete sicuramente in qualche modo compilarne uno sul MIUR, non so se in collaborazione con noi docenti o con la segreteria studenti, ma è chiaro che il vostro curriculum e quindi sta a voi implementarlo al meglio. Stavo dando qualche consiglio, poi sono venute pure un po' di argomentazioni di natura, diciamo, di gestione del personale e di organigramma, quindi siamo sempre lì. E dicevo, tra i campi da compilare, e sicuramente vanno compilati bene,
la parte creativa se fate un lavoro creativo, ma comunque in generale, pure se avete doti artistiche che dipingete o cose del genere, mettetele comunque. Gli hobby molte volte possono essere un elemento discriminante, ma comunque già dicono qualcosa di voi. Vi ho spiegato che chi siete voi lo dovete dire nella lettera di presentazione, che è fatta apposta per quello, deve essere mezza paginetta, ma molto potente. Per esempio, un buon copyright nella lettera di presentazione vale di più di un curriculum graficamente fatto bene. Se tu mi colpisci per chi sei, io sì, vedo se tu effettivamente la laurea la tieni, perché qua solo laureati prendiamo e allora serve la laurea, però voglio dire, laddove già mi hai colto all'amo è sulla lettera di presentazione. Quindi posto che nel curriculum vado solo a verificare se hai i requisiti minimi necessari, ma io ti chiamo, quindi il colloquio già te lo sei guadagnato. Che poi ragazzi, l'assunzione ve la giocate come l'esame in presenza, quando io poi ti vedo, la carta deve cantare, veramente deve cantare il curriculum. Come la pubblicità dell'email che è un solo foglio, no? O come la locandina, il flyer, il volantino. Però poi, insomma, voglio dire, tu mi fai il miglior volantino del ristorante, entro e ci sta una con le mani sporche che va a prendere il pesce, cioè voglio dire, di che stiamo a parlare? Quindi, allo stesso modo, ve la giocate poi all'orale, è là il vero banco di prova. Dove anche se non partite da, magari, in pole position, però poi con la performance potete guadagnarvi il posto. Segno un attimo i presenti, quindi Jessica, Karin, Christian, Elvio e Leo. Vabbè, poi man mano che si aggiunge qualcun altro vediamo. Allora, doti organizzative, ragazzi, si intende, vi ho detto, non quello che tenete come certificato. Quindi, tra l'altro, rilasciate comunque una liberatoria per la privacy dove dichiarate che vi assumete la responsabilità di eventuali dichiarazioni, mendaci, bla bla bla. Quindi, non scrivete stronzate, però insomma cercate di evidenziare anche aspetti del tipo: io sono sempre stato quello che organizzava la sera dove andava la comitiva, no? Oppure sono sempre stato quello che decideva dove si andava in vacanza, no? Io ho già detto, forse proprio a Leonardo, perché Leonardo di questa componente ne beneficia molto per l'attività che ha. Io ho il mio negozietto, il mio baretto, il mio ristorantino, quello che cacchio è. Se c'è uno spazio davanti, avrò sicuramente qualche comitiva di ragazzi che praticamente viene lì in maniera abituale, perché è il loro punto di ritrovo, ok? In quel caso osserverete dinamica di gruppi. Una comitiva di 20 persone, solitamente c'è 1/2 soggetti influenzatori, gli influencer, no? Torniamo sempre poi al marketing influencer. Dell'influencer marketing, a due soggetti che sono i leader, magari il ragazzo più carino, però quello sapete, un po' simpatico alla Siani per esempio, no? Come comico, voi lo vedete, diciamo, da fuori lo vedete come comico nazionale, ma in una comitiva classica napoletana, Siani è chi non la fa variare, è chi la fa ridere, cioè è quello là che poi arriva, fa battute e tutti e 20 ridono, avete capito? Cioè lui è come dire, è una comicità che è partita dal basso, non è come Troisi che all'inizio scimmiottava. Troisi faceva teatro, Troisi tutto quello che vedete è tutto costruito, poi lui come persona è una persona comunque splendida. Per esempio Troisi tendeva a creare un'ottima armonia tra gli altri, e questo un po' mi somiglia, cioè teneva comunque per sé il 60-70% del lavoro, però non te lo faceva pesare facendo il professorone di sto cacchio. No, giocando con gli altri mi faceva un sacco di scherzi, cioè, quindi creava un clima positivo tra gli altri, però teneva lui in mente tutta la sceneggiatura, persino il linguaggio che lui utilizza nelle scenette, quella cosa di ripetere, non ripetere, spezzare le frasi, che è una tecnica narrativa, si chiama la tecnica dei puntini sospensivi. Cioè, allora voglio dire, lui è stato un grande da questo punto di vista, voi dovete in qualche modo replicare. E, come stavo dicendo, praticamente anche cose di vita normale che non sono lavorative, come l'organizzazione di una vacanza, come l'organizzazione delle serate, l'organizzazione degli amici, persino l'organizzazione di casa, no? Cioè chi va via il creature dopo la scuola, chi va a fare la spesa, chi paga le bollette, quando, come, perché. Queste sono tutte doti che dovete in qualche modo non millantare, ma far venire fuori, se le avete. Se non le avete, invece, per esempio, c'è il mio amico Enzo è il robottino perfetto. Un ragazzo che, per esempio, in Giappone sarebbe stato sicuramente il protagonista di qualche
cartone animato tipo Naruto, no? Cioè, che con la buona volontà, però, pur non avendo grandi talenti, ma vince su tutti i nemici. Perché lui a Enzo, siccome c'aveva meno tempo, c'aveva l'attività del padre da gestire, poi il papà a 48 anni gli è morto, insomma, tutta una serie di cose. Un ragazzo buono come il pane, non estremamente dotato dal punto di vista della comprensione, cioè andava aiutato passo passo, però teneva buona volontà ed era, come dire, preciso. Tu a Enzo, una volta che gliel'avevi spiegato, chi le somparava a memorie perfette? Cioè, se tu gli dici, guarda Enzo, a tale uso, devi andare a tale parte, devi dire queste cose e gli devi dare questa cosa, eri certo matematicamente che quella cosa, come gliel'avevi raccontata, se ti eri assicurato che l'avesse capita bene, poi chi la faceva? Quindi tu avevi delegato. Quindi potreste, paradossalmente, in competenze organizzative, anche rispondere, non ho grandi doti organizzative, ma in compenso preferisco essere gestito perché a fronte di una buona disciplina, a fronte di una precisa, come dire, enunciazione delle cose, io però sono estremamente preciso e categorico da procedura, per cui quello che mi viene detto, io quello applico alla lettera. Ragazzi, tanto di guadagnato. Io, dall'altra parte, uno, già per questo, perché tutti quanti scriveranno che sono i grandi organizzatori di sta minchia, uno che già mi dice, no, io questa cosa non ce l'ho, però ho l'esatto opposto, cioè tu mi hai chiesto il nero, io ho il bianco. Siccome bianco e nero poi serve, perché se tutto quanto organizzano nessuno fa, servirà qualcuno che fa, bene, allora io ti sto dicendo, non ce l'ho quella cosa, quindi uno, già sono sincero, non ti sto dicendo una bugia. Però ciò, quello che serve a Rocco, perché quello che è organizzato poi deve demandare qualcuno, sono io. Ecco qua. E già vi siete creati un elemento di differenziazione, che tra l'altro, perché poi c'è la delusione, allora ragazzi, questo è il leopardo, l'aspettativa è la delusione dell'aspettativa, la natura matrigna che diventa al mondo e poi toglie sigle, capamurie, cancro e tubercolosi. Cioè, se io creo un'aspettativa e poi non la mantengo, è paradossalmente peggio di se io non avessi creato nessuna aspettativa. Se io non ti creo un'aspettativa, tu mi dici questo, boh, chi lo sa. Se fa bene, è riuscito bene, ha fatto l'affare. Se va male, però niente mi aveva promesso. Ma se invece tu dici che sei Maradona e poi vieni a fare due palleggi con il tuo pallone, ma chi mi hai domandato? Magari uno che fa tre palleggi già mi pare un campione rispetto a questo, no? Quindi fate molta attenzione, il curriculum molti lo fanno... lo fanno super autoreferenziale. Rido perché sto pensando, se avete mai visto How I Met Your Mother, in How I Met Your Mother c'è Barney Stinson che fa il curriculum che esplodono cose, guida i monster truck, cavalca lo squalo, cioè fa delle cose strabilianti. Molti lo fanno così. Io spero che il mio, essendo, come dire, curato graficamente, non sembri eccessivo, però questo ha il buon cuore di chi poi lo valuterà, non è affar mio, non sto nella testa di chi legge un eventuale mio curriculum, quindi non fatelo troppo autoreferenziale o troppo esplosivo, deve essere un curriculum sobrio, preciso e ben fatto. L'altra cosa sono le doti relazionali, l'ho già descritto, ne parlavamo prima con il fatto di Troisi, insomma, se avete la capacità di creare un buon team intorno a voi, questo sicuramente vi agevola, cioè è una cosa di cui io, per esempio, da responsabile del personale ne prendo sicuramente atto. Paradossalmente, anche avere molti amici o comunque diversi, più che amici, anche conoscenze, però questo vuol dire che tu sei in grado di gestire molti rapporti, no? Io ho fatto un po' le due fasi, ormai sono da quasi 10 anni in remissione dai miei peccati, nel senso che prima avevo veramente 500 amici, cioè tutt'oggi se vado a fare un giro per Aversa e ci andiamo a prendere una cosa da bere, noterete che saluto questo, saluto quell'altro, mi salutano. Quindi saper avere a che fare con le persone è sicuramente un grosso punto di vantaggio. Viene, cioè, in azienda sicuramente importante per i ruoli di direzione, però attenzione, perché poi sinceramente, ma se devi fare l'operaio, fondamentalmente una volta che tu porti rispetto al tuo capo e sai stare con i due colleghi che tieni a fianco nell'officina, ma non è che tu abbia bisogno di questa di questo charme alla Tronchetti Provera che si gestisce la giacca e magari sa
stare su certi tavoli da gioco, no? Quindi questo è quello che mi sento di dirvi sul curriculum, ci abbiamo speso un'oretta, spero di avervi dato qualche informazione utile sia dal punto di vista burocratico amministrativo per la scuola. Ripeto, sentitevi con Gabriella perché il punto purtroppo è ancora un po' oscuro a livello di interpretazione delle circolari che sono girate e spero al tempo stesso di avervi dato comunque un po' di informazioni su come si fa il curriculum. Gimo, sì, se possiamo ci ritorniamo su. Sì. No, ti volevo chiedere, ma il curriculum lo dobbiamo anche spiegare alla all'esame? No, lo vedono, rimane dentro la scuola. Rimane nella scuola, intanto resta a voi perché viene aggiornato dopo l'esame col voto d'esame e con quello che avete sostenuto. C'è scritto che non dà luogo a un credito formativo, anche perché, come dicevo, cioè uno che magari viene qua e fa il manager, giustamente rispetto a una ragazza che tiene 18 anni, è normale che quel curriculum è migliore, cioè sarebbe discriminante. Però si dice proprio letteralmente, cito la circolare, verrà tenuto in considerazione all'esame. Quindi la mia soluzione, come al solito, perché ho trovato una soluzione al mezzo anche in questo, quando voi venite, io ho chiesto ad ognuno di voi, anche a quelli che non stanno seguendo, due parole descrittive su che lavoro fanno, perché vogliono il diploma, perché hanno scelto questo corso, qualche hobby, qualche interesse. Per cosa? Per fare alla presentazione al presidente, quando vi sedete, farò una presentazione tipo quella che fa praticamente il docente. Ragazzi, io vi sto trattando come dei laureati, praticamente. Farò la presentazione, diciamo, ufficiale. Allora, presidente, dottoressa, signorina Karin Cialancin, viene dalla Valle d'Aosta, presenta una tesina sperimentale, quindi un lavoro di ricerca dove vedremo anche delle cose che abbiamo assegnato ma non conosciamo, dei dati di mercato, porta come caso di mercato il settore alberghiero nella Valle d'Aosta. Dirige Girolamo Pirozzi, canta Karin Cialancin. Ok, questa sarà la presentazione. Sarà il vostro vesticchio, va bene? Allora, però questo per dire che comunque, anche perché ragazzi, effettivamente alcuni non corsisti sono magari direttori d'azienda, cioè ci sta qualcuno che lavora come responsabile acquisti nella supply chain, nella catena d'acquisto, quindi alcuni immagino si presenteranno anche con la spocchia, come dire, lei non sa chi sono io. E io gli vorrei rispondere, tu non sai noi quanto sangue e sudore abbiamo buttato in questi mesi, però vabbè, insomma, il diploma in qualche modo lo dobbiamo far avere pure a loro, insomma, va bene. E quindi, diciamo, qualche nota sul curriculum io la farò lì, se eventualmente, per esempio, Elvio è già allenatore di una società sportiva, anche importante, perché comunque stiamo parlando della serie B calcistica femminile, quindi non è che stiamo parlando della, che ne so, il Giuliano Calcio che manco esiste, quindi stiamo parlando di una cosa, è ovvio che io due paroline, pure per ci fa capire un presidente, caro presidente, qua so cliente ma da trattare, cioè su questo alunno capite che dobbiamo dare un voto migliore. Ok, quindi è chiaro che io ho una presentazione non proprio del curriculum, non so se ce la provo, stamperò anche, anzi è probabile che una volta che lo compiliate sarà facile per la segreteria stamparlo, quindi magari sì, ce l'avrò anche sul tavolo. Ma Elvio, non ci mettiamo a leggere, cioè andiamo a fare l'esame. Tra l'altro noi teniamo scarsa un'ora, e già teniamo un cosa avrei, perché teniamo la prova scritta da cui dovete partire, che già quella sarà pluridisciplinare, cioè sarà incentrata sull'economia aziendale, ma con degli spunti anche sulle altre materie. Che è una bella novità che sempre le scimmie del MIUR hanno pensato. Cioè, visto un liceo scientifico, già fatto compiti di matematica, un doppio e derivate, però parliamo anche un po' di foscolo. Ma come c'ho fake foscolo che è derivato? Cioè, poi all'improvviso così. Su un compito, voglio dire, di matematica, dove stai facendo fare gli esercizi di matematica. Non è come nella tesina che io faccio un en passant e parlo di tutte le materie.
Poi, vabbè, hanno tirato fuori un'altra grande stronzata, per cui dovremmo leggere il giornale e dal giornale dovremmo tirar fuori un argomento di discussione pluridisciplinare. Noi ci stiamo mettendo in un mese, può fare un adesino con un alunno per trovare tutti i collegamenti di un argomento che stia valido. Ci scegliamo la mattina e lo inventiamo da un blink. Ragazzi, io mo vi sto esternando il mio malessere, ma non vi preoccupate perché... È un malessere accumulato proprio perché ho dovuto risolvere tutte queste cose trovando la via di fuga che fa quello e quello, perché io comunque dobbiamo rispettare le regole del gioco, non posso fare un esame totalmente diverso da quello che è previsto dallo Stato, anche perché il presidente, essendo l'unico, avrà poco potere contrattuale, ma comunque è un esterno, quindi giustamente se mi dici però questa cosa non funziona così, io non è che... Allora devo trovare il modo, e l'ho già trovato, ve li sto raccontando i metodi, per farvi svolgere un esame come l'hanno pensato noi, però rispettando le regole di quello che dice il Ministero e quindi essendo inattaccabili o avendo in qualche modo una parola da poter spendere per dire sì, guarda, questa cosa la stiamo facendo in questo modo. Chiaro? Questo è il... Vi sto facendo vivere un po' il background, no? Cioè quello che c'è dietro le quinte, al di là di quello che ci diciamo al corso, di quello che io e le professoresse, chi più chi meno, con preoccupazione o con tranquillità, ci stiamo condividendo. Vabbè. Vabbè, siete tutti tranquilli, siete tutti molto tranquilli. Questo è quello che facciamo vedere a voi. Elvio, se siamo preoccupati noi, pensa un po' voi che dovete fare la prova, come potreste arrivare all'esame. Se l'allenatore è preoccupato, la squadra come gioca? Gioca nervoso. E quindi no. Quindi la gestione anche delle pressioni deve partire in primis dall'alto. Ok? Questo sempre gestionato. Allora, torniamo un attimo agli argomenti. Quindi, posto che, ripeto, il curriculum vitae, facciamo finta che lo abbiamo affrontato in sede dell'acquisizione, dell'assunzione di una persona nel nostro contact center, va bene? Perché oggi, allora, abbiamo finito la parte dell'SMS, scusatemi, del DM marketing, quindi dell'email marketing, no? Stiamo vedendo i vari strumenti di social media, abbiamo detto anche l'email è uno strumento social in qualche modo, sicuramente marketing diretto, e abbiamo visto tutto quel documentone cavilloso che vi ho scritto di sana pianta su come si fa bene l'email marketing. Avrete notato che sono tante piccole cose, molte piccole cose, non c'è niente di particolarmente difficile, sì, vabbè, a parte grafico, uno deve elaborare, però insomma la fai fare al grafico, ma sono tante piccole cose che però se tenute dovutamente conto di ognuna, viene fuori poi, non dico per forza un buon prodotto, ma se non altro il meglio di quello che quella locandina vi poteva offrire. Cioè, se non avete sbagliato niente di tutto il resto, vuol dire che quella comunicazione, il massimo che poteva fare, l'ha fatto. Se non è sufficiente o non è soddisfacente, allora dovete migliorare, come dire, qualcos'altro, oppure cambiare la comunicazione. Concludo quell'argomento, non ne abbiamo parlato ma lo faccio velocissimamente, dell'SMS marketing. Perché? Perché è in qualche modo attinente e collegato, e poi passiamo al contact center. Sono tutti strumenti direct, cioè sto andando direttamente sul cliente, no, o gli vado sul telefono, cioè sto andando sul telefonino intanto, perché pure l'email comunque abbiamo detto che il 97% la leggono dal telefonino. Questa è un'altra cosa importantissima. Non so se vi ricordate, vi dissi, i siti internet per essere dei buoni siti devono essere ottimizzati, cioè responsive. Si fa con un programma che si dice Bootstrap, che ti consente praticamente di allargare il sito internet in automatico. Il sito, quando lo apro, se lo apro da un display si apre della grandezza di quel display, se lo apro da un display più piccolo si apre di quella grandezza lì, è chiaro? Quindi il Bootstrap in qualche modo è come un riduttore, o meglio un espansore automatizzato del mio sito internet a seconda del display su cui lo sto guardando. Perché sta cosa? Posto che le differenze di monitor esistono anche tra i PC, quindi tra i laptop o i PC proprio, allora solitamente in azienda si usano i 15 pollici, massimo 17 pollici, poi se sei super capo Inch, figlio di gran, come nel film di Pandozzi, c'hai due schermi o c'hai, diciamo, lo schermo gigante, però solitamente gli schermi da PC sono 15 e 17 pollici in azienda.
quindi poca varietà. Ma sui telefonini, abbiamo detto che nel marketing odierno il telefonino, il 97% della comunicazione è letta da mobile, è chiaro che invece lì c'è molta diversità tra modello e modello, e quindi aver implementato il mio sito internet col Bootstrap mi consente di adeguarmi a qualsiasi display il mio utente, il mio user internet sta utilizzando. Quindi torniamo sul discorso degli SMS, dicevo, perché la stessa piattaforma, prima c'erano delle piattaforme per l'SMS e delle piattaforme per l'email marketing. Quelle per l'email marketing le abbiamo viste, le principali sono MailUp e MailChimp. Adesso MailUp, come ulteriore switch, ha implementato nella stessa piattaforma anche la possibilità di invio degli SMS. Chiaro? Quindi io uso un referente, una piattaforma, per fare entrambi questi tipi di campagne direct. Ci sono delle differenze, ci sono delle differenze. Allora, intanto l'SMS è una tecnologia vecchia, perché mo messaggiamo ormai tutti quanti su altri strumenti, no? Su Messenger, su WhatsApp, soprattutto se siamo privati. Però l'SMS di Combipel, che ho la scheda cliente con lui, cioè la tessera cliente, ma arriva l'SMS, anche se non c'è, come dire, internet attivo, mi arriva, perché gira su internet, su altre cose, no? Tecnologia vecchia ma che funziona. Ragazzi, non vi faccio vedere pure il fax, perché il fax veramente non lo usa più nessuno. Però il fax aveva un vantaggio, che io ero certo che avevo addirittura materialmente consegnato un prop, perché quando io mandavo il fax, a te di là arrivava proprio il foglio di carta. Quindi tu un foglio di carta, pure solo per toglierlo dalla stampante, lo dovevi prendere in mano, quindi la comunicazione alle GIFI. Però il fax veramente non si usa più. L'SMS, siccome comunque sul telefonino ce l'ho implementato, arriva. E anche solo per togliere la notifica fastidiosa del pallino rosso che ho scritto 1, no? Da SMS, sì, vado a premere, quindi per toglierla la devo visualizzare e leggere. Se è fatta bene quella comunicazione, ragazzi, voi ricordatevi sempre che il primo scoglio grandissimo di qualsiasi pubblicità è cogliere l'attenzione, arrivare all'attenzione. Anche il fastidio, paradossalmente, può essere uno strumento, a patto che sia un fastidio, come dire, sostenibile. Mi è arrivata una notifica, non è che bestemmio la Madonna, dico, vabbè, fammela togliere, e lo apro. Non lo apro tanto per leggere, lo apro per togliere la notifica. Ma non è andato a venire, però in questo caso mi aiuta. Faccio un'opportuna digressione di natura psicologica su questo fatto. Ragazzi, le teorie di Elkan, no, la Elkan, di Ekman, scusatemi, sulla psicologia moderne, che vedete applicate tra l'altro in un bellissimo filmino della Pixar che è come si chiama? Inside Out. Guardatevi Inside Out. Qualcuno di voi l'avrà visto, no? C'è Rabbia, che è quello rosso con la fiamma in testa, no? Allora, le cinque emozioni che finora sono state appurate in qualche modo, cioè sono state, come dire, certificate scientificamente, con un minimo di dettaglio scientifico, sono gioia, rabbia, paura, disgusto, la quinta non me la ricordo. Ah, e tristezza, come non me la ricordo. Vedete, il film aiuta molto, perché poi anche lì, vedete, hanno dato un colore ad ognuno dei personaggi, colore sempre dalla psicologia, no? Quindi della psicologia dei colori, anzi approfitto per chiarirvi pure la psicologia dei colori. Allora, gioia hanno dato un colore giallo-verdino, tristezza hanno dato il colore celeste-azzurrino, rosso per la rabbia, la paura viola, e che ho mancato adesso? Il disgusto verde. Allora, intanto disgusto verde perché la bile, no? La bile è verde, la bile dello stomaco. Cioè lo stomaco non riesce a digerire qualcosa, comincia a produrre la bile. Il verde è anche il colore della razionalità, perché il verde è il colore del prato. E l'interpretazione psicologica dei colori che vi serve quando, per esempio, dovete creare un marchio, no? Un logo. Quindi come faccio ad identificare qual è il giusto colore, o comunque il panel di colori, la scaletta di colori? Da questo. Verde, per esempio, è il colore dei soldi, no? Cosa c'è di più razionale della vil moneta? Quindi, sicuramente, se sono in campo finanziario, ad esempio, utilizzare il verde è un qualcosa di utile. In generale, se sto trattando grosse operazioni, per esempio business to business, no? Quindi vendo partite di merce, non vendo il singolo prodotto,
Il verde è un colore che si addice perché l'operatore con cui ho a che fare è un operatore estremamente razionale. Se i miei clienti sono altri imprenditori, l'imprenditore è un soggetto, vabbè, l'imprenditore è un soggetto un po' particolare perché è sia estremamente razionale quanto estremamente emotivo. Se gli sto parlando di soldi, è bene che io utilizzi la fase, come dire, razionale in qualche modo, anche se poi, per esempio, The Wolf of Wall Street vi insegna l'esatto opposto, ma lì lui quando gioca al telefono, oggi vediamo il marketing telefonico col contact center, lui là più che altro gioca sul rischio, sulla scommessa, cioè su quella idea visionaria del businessman, no? Cioè, buttati questa cosa, gli altri non la fanno, falla tu, ok? La butta su un'altra componente, non sta a parlare, quella non è una trattativa, là quella è un invito al gioco, è diverso, è la stessa differenza che c'è tra economia e finanza, che sto in qualche modo cercando di farvi capire. Io insegno economia, la finanza sinceramente la lascio alla SNAI e ad altri che fanno le scommesse alla borsa. Quindi il verde è il colore della razionalità perché è il colore del prato ed è un'emozione un po' particolare perché non ha, vedete, ha delle eccezioni positive a seconda dell'interlocutore, però poi in qualche modo mi tiene ancorato a terra, ha anche un qualcosa di non proprio bellissimo, no? Se voglio volare uso il blu, l'azzurro, che tra l'altro è il mio colore sociale, per esempio, di Leonardo, perché il mio stemma è un'aquila, l'aquila sta in cielo, quindi diciamo ci ho messo l'azzurro, perché chiaramente tratto tecnologia, la tecnologia tipicamente è colore azzurro, perché è il colore della libertà, la tecnologia alla fine che cosa fa? Ti semplifica la vita, cioè se prima dovevo fare un enorme iter, dovevo uscire per andare nel negozio di scarpe e comprare, ma se vai sul mio e-commerce, strisci il numero della carta, e le scarpe arrivano a casa, quindi semplifico. Il blu è il colore del cielo, il colore del mare, tornando all'interpretazione psicologica, e quindi chiaramente in qualche modo mi aiuta, soprattutto in alcuni comparti, dicevo quello della tecnologia. Perché tristezza è celeste nel film? Perché inevitabilmente quando sogno e volo alto, poi puntualmente cado e mi struppo e mi faccio male. Quindi la tristezza da cosa è dovuta? Sostanzialmente da un sogno infranto. Ed è la realtà. Buongiorno, benvenuti nel mondo. Allora, per quanto riguarda il rosso è il colore delle passioni, ok? Le passioni sono l'amore, per esempio, no? Quando, più che altro, diciamo, l'infatuazione, quindi la fase iniziale, che l'amore è già per me un concetto successivo, dove c'è un elemento razionale, per me l'amore non è un'emozione, l'amore è un sentimento. Il sentimento è, allora, la scaletta è questa, percezioni a livello del sistema percettivo l'abbiamo studiato, no? Abbiamo fatto un po' di PNL, quindi cinestetici, auditivi, visivi, quindi uso i sensi. Percezioni, sensazioni. Poi abbiamo le emozioni, quindi dove c'è una spinta, non soltanto un qualcosa, e poi c'è il sentimento. Il sentimento è, come dire, l'evoluzione dell'emozione, cioè a fronte di quell'emozione sono passato per la fase di idealizzazione, che avviene puntualmente, cioè dove faccio delle aspettative, quelle aspettative vengono deluse, come dentro a Silvia, no, di Leopardi, ma nonostante la delusione dell'aspettativa massima, però io di quella persona accetto i difetti, addirittura in alcuni casi mi innamoro proprio di quelli, perché paradossalmente quella sua unicità, pur essendo un qualcosa di non positivo, di non bello per gli altri, però per me lo è. E allora con l'accettazione arriva poi il sentimento, dove tu dopo un anno hai la conoscenza della persona e quindi all'emozione hai aggiunto un livello di accettazione che è razionale, non è di cuore, ok? E dici e decidi, sì, con quella persona ci costruisco una famiglia. Cioè, questi sono i tre step. La rabbia e l'amore, che sembrano uno positivo e un altro negativo, no? Più che amore, diciamo, l'infatuazione, ma sono comunque delle passioni. Passione è qualcosa che brucia in fretta, pure la rabbia. Magari con la rabbia ci uccidi una persona per un raptus di follia omicida, però poi ti passa, è chiaro. Quindi, voglio dire, è un qualcosa che brucia in fretta, ma è molto forte. Il colore è il rosso, perché è il colore del fuoco. Il fuoco, abbiamo finito di dire, si brucia in fretta, è il colore del fuoco. Quindi, se abbiamo un oggetto che in qualche modo deve regalare passione, ma sicuramente il colore da usare è il rosso. Che colore ti ho usato io nei margini della tesina, caro Elvio, per la tesina a calcio femminile? Rosso. Cioè, capisci, diciamo, i collegamenti? Quindi cerchiamo sempre di
tenere conto di questi. Non sono l'unico modo, ci possono essere altre modalità di scelta del colore sociale, però se stiamo elaborando un logo teniamo conto di questo e poi di quelle altre tecniche che vi dissi per scegliere i colori associati, no? Quindi o colore su colore oppure colore e colore complementare. È rimasto fuori il viola, che è un bellissimo colore, ma ragazzi non lo utilizzate molto nei loghi, salvo a meno che non avete l'impresa di pompe funebri. Ecco perché il viola è il colore delle pompe funebri o comunque ci ricorda la morte, no? Alcuni si grattano perché ci porta sfortuna. In realtà la morte è semplicemente il dubbio, no? È un cambiamento. Io quando ho un cambiamento non so se andrò bene o andrò male, questa cosa però mi spaventa, è chiaro? E allora la paura in Inside Out ha il colore viola, ma in realtà questa è la verità anche dal punto di vista dell'interpretazione, cioè è un colore funebre, è un colore che però della morte non mi richiama tanto la fine della vita quanto il concetto di cambiamento, anche perché voi filosofeggiando, come abbiamo visto anche diciamo nelle slide del capitolo sull'appendice, no? Quello sulle matrici, in realtà la morte è solo una porta, poi diciamo la nostra esistenza cambia, i nostri atomi si disgregano e si riaggregano in un altro modo e diciamo al di là del buco nero c'è senz'altro un buco bianco che sbuca diciamo in un'altra dimensione, quindi da qualche parte fluttua, no? Questo non lo dico io, ma nulla si crea, nulla si distrugge, semplicemente si trasforma. Quindi diciamo che il colore del viola lo dovete collegare al senso del dubbio, quindi sapendo questa cosa, in alcune particolari circostanze può risultare il colore più idoneo, paradossalmente, no? Poi, ragazzi, sinceramente, dipende sempre anche poi che tonalità scegliete, perché se ne prendo una smorta, un rosso smorto vale meno di un viola vivace, cioè bisogna anche poi fare i dovuti paragoni. Twitch, per esempio, in questo momento ha usato come colore sociale il viola. Che ne so, per esempio, come si chiama, la Wizz Air, che è una nota compagnia low cost, ma delle compagnie low cost probabilmente la migliore, all'epoca faceva solo i viaggi verso l'est Europa, ha come colori sociali il fucsia e il viola, che è un bel abbinamento anche graficamente, rende molto la Barbie, fucsia e viola, no? Tanto per intenderci. Quindi Kiko, dove chiaramente il rosa o il viola sono colori molto molto usati dalle donne nel trucco, quindi ragazzi, io come al solito ribadisco, quello che vi dico è generico, è generale, vale, poi chiaramente dovete declinare nella singola situazione. Dunque, tutto questo ci riporta, stavamo parlando dell'SMS marketing, ok? Cioè, in qualche modo, quella notifichina è un disgusto, per intenderci, perché poi ho parlato delle emozioni, che mi provoca un qualcosa, no? Sento che qualcosa non va, però è un qualcosa di un disgusto accettabile, no? È un qualcosa che però posso sfruttare come opportunità. Se in effetti vado ad aprire il messaggino della Combipel, che è un negozio dove io comunque effettivamente spendo, perché tra l'altro se gli ho dato il mio numero è perché ci ho fatto la tessera fedeltà, quando vado dall'Auchan, no, ogni tanto un giro là me lo vado a fare, solitamente i pantaloni per esempio io li compro là perché li trovo della mia misura, che in altri negozi, se vado da Sorbino, da Zara ovviamente non ci posso accostare da 10 anni, ma non per la camicia slim perché quella non c'era neanche all'epoca, però perlomeno il pantalone invece niente, fanno solo modelli per gente che ha la S e quindi io non mi trovo come cliente. La Combipel quando mi manda quel messaggino io comunque uno sguardo glielo do. Se sto in un periodo in cui sto decidendo magari di andare a comprare, ecco, allora lì quella promozione dico, ah cacchio, effettivamente, allora vado lì, mi periglio pure lo sconto, vado in un negozio dove già conosco, dove comunque mi trovo bene, e invece di andare a far giro a Napoli con la mia amica Daniela, dico, vabbè, a sto punto il pantalone me lo vado a prendere qua, dall'Auchan, che sta comunque a 10 minuti, e mi faccio una camminata lì. Ecco, vedete, in quel caso Combipel ha fidelizzato ulteriormente il cliente e attraverso una promozione, distinguendosi dagli altri competitor, riesce a approfittare nuovamente e a farmi ripetere l'acquisto, quindi a fare upsell, ok? Quindi questa è una cosa di cui dobbiamo tener conto. L'SMS ha dei ritorni molto diversi rispetto all'email marketing. Perché? Perché l'email... Allora, l'SMS dovete ragionare in termini percentuali. Cioè, se faccio l'SMS... Intanto la prima distinzione fondamentale
Io vi ho detto, l'email marketing funziona nel B2B, no? Perché io sono responsabile di acquisti, sto davanti al mio bravo PC, mi arriva l'email del buon calcio femminile di Elvio San che mi propone una sponsorizzazione. La leggo, se mi piace ne vado a parlare col capo, dico, oh capo, mi è arrivata sta cosa, che ne pensi? Secondo me potrebbe essere un'idea interessante. Il calcio femminile sta crescendo, se lo becchiamo adesso forse facciamo una sponsorizzazione a basso prezzo, ma con un elevato tasso poi di ritorno, di visibilità. È vicina alle politiche femminili, la cosa non ci guasta, ci fa immagine, facciamola. Ok? Elvio, ti ho appena venduto una sponsorizzazione, quindi voglio la provvigione. Ok? Allora, quindi nel email marketing, diciamo, ho B2B, e tra l'altro vi ho detto, funziona sui beni più che sui servizi. Gli SMS, quando li mando? Quando invece sono B2C, quando cioè il mio cliente è di natura retail, ok? Un esempio dove l'SMS ha funzionato tantissimo è stato i finanziamenti personali. I finanziamenti da 5 a 50.000 euro sul signore pensionato, sul impiegato statale, no? Con direct, come si chiamano? FG Direct, gente tra l'altro, vabbè, sto zitto perché sono registrato, però insomma ti facevano un po' i buchi in petto, diciamo così, come tasso di interesse, come tag, però quelli ci hanno dato delle liste di clienti che avevano già fatto un finanziamento e a cui loro poi che cosa volevano fare. Questo vale per il mondo finanziario, ve lo comincio a dire come esperienza, magari vi servirà. Se io ho finanziato un soggetto per 10.000 euro o per 1.000.000 di euro, non cambia, il concetto di fidelizzazione è lo stesso. Quando lui arriva a 8.000 euro di quota riversata, no? Quindi sta quasi a fine finanziamento, o a 800.000 euro di pagamento, magari a 800.000 anche prima, intanto io ormai la quota capitale l'ho già recuperata con gli interessi, quindi tutte quelle rate successive per me saranno solo profitto, va bene? Ma soprattutto io mica aspetto che gli scade. Io gli dico, ma guarda, fatti un altro finanziamento, quindi prima che finisca la sua scadenza del piano finanziario, lo contatto 2 mesi, 6 mesi prima per rinnovare il finanziamento. Ok, fidelizzazione, nuova operazione, nuovi guadagni. Ma se il mio cliente che aveva finanziato 10.000 mi ha pagato, diciamo, bene la prima metà del piano, ma poi ha cominciato a saltare qualche rata, per cui gli restano magari, mettiamo, altri 4.000, no? Su cui sta andando in sofferenza. Io che cosa faccio? Glielo rifinanzio. Cioè posso dirgli, guarda, facciamo una nuova operazione di 4.000 euro, dove questi 4.000 che me li devi dare in 6 mesi, facciamo che me li dai in 2 anni, così c'hai una rata più leggera. Io ho fatto una nuova operazione, guardatela in termini di profitto agenziale, quindi nuova operazione, nuovo gettone. E se ho fatto 8 operazioni, rappel, quindi sto guadagnando 2 volte su quell'operazione, se ne sto facendo anche altre. Al cliente sto allungando il periodo di finanziamento, quindi lui è ben contento. Ovviamente quei 4.000, che se avrebbero passi 4.002 con gli interessi, adesso a 2 anni arrivano a 4.008, arrivano a 5.000, quindi comunque sto creando un nuovo montante e nuovi guadagni per la società per cui lavoro, e quindi tutti stiamo vincendo, è chiaro? Quindi il rifinanziamento, posso rifinanziargli, anziché fare un nuovo finanziamento, gli allungo il piano finanziario sulla parte restante, perché in quel momento sta avendo delle sofferenze lui, oppure perché in quel momento il cliente mi chiama e dice, guardi, io non mi dire niente, ma mia figlia si è sposata, ho dovuto darci 50.000 euro di dote, ho dovuto fare la festa del matrimonio in chiesa, ho dovuto comprargli la casa, sto un po' in difficoltà, non ti riesco a ripagare la rata per intero, la possiamo alleggerire? Certo, caro signore, allunghiamola. Chiaramente mandatemi i documenti, vediamo se il reparto finanziario approva l'operazione, però in linea teorica si può fare, ok? Quindi vi sto spiegando un po' di magagne e di come vendere prodotti finanziari. Che altro? Quindi in questo ambito, nell'SMS marketing, su una lista di clienti che erano già stati finanziati, voi non avete idea di quello che è successo nel contact center di là.
Perché io ovviamente alla prima esperienza, teniamo, ne ho 26 anni all'epoca, pensando che il ritorno fosse lo stesso dell'email marketing, io là mandavo 50.000 per ottenere, che ne so, 10 contatti. All'epoca l'email marketing aveva anche un ottimo ritorno. Siamo riusciti da novizi ad avere dei ritorni quasi come quelli della Mercedes, pensate. E quindi però io pensavo che, boh, invece dell'email, dell'SMS, che cambia? E no, perché arrivi sul telefonino del privato, quindi già sul telefonino, non sul PC. Il privato poi è immediatamente riattivo, cioè mi è arrivata adesso, ce l'ho sul telefonino, io se ti rispondo adesso. Pongo morale nella favola, se io mandavo pacchetti di 1.000 per un totale di 8.000 al giorno, non 1.000 all'ora, quindi 8 ore erano 8.000 email, io dopo due pacchetti di appena, mi pare allora, 2%, quindi sì, 20 telefonate, cioè su 2000, su 1000, comunque su 1000 ci chiamarono 20 persone, capite? Quindi il 2% come share. E tra l'altro, siccome è uno strumento immediato, quel 2% ti chiama subito. Quindi cosa succede di là nel contact center? Così ci abbiamo anche verso la discussione del contact. Che la trattativa via email, insomma, un aggravio di 8 persone che mi telefonano al numero verde, ma non mi causa nessuna problematica di gestione, cioè voglio dire, sì, qualcuno risponderà, ma se invece 20 persone in un contact center di 8 persone mi chiamano tutte nell'arco di 10 minuti dall'invio e io ho un problema di gestione del picco, è chiaro? Comunque, morale della favola, dovetti quindi scaglionare e attendere. Cioè io non potevo più mandare il pacchetto attraverso la piattaforma informatica e dire arrivederci, grazie, qualcuno poi risponderà. No, io dovevo stare appresso appresso al contact, cioè dire ho mandato questo pacchetto, pausa. Qualcuno risponde di là, gestione del picco. No. Sì? Qualcuno. Ogni tanto la voce ti blocchi. Ragazzi, mi sentite voi oppure? Io sì. Elvio, comunque questo problema. Dici, Leonardo. Anch'io ti sento bene. No, ma è Elvio che ha. Elvio, hai tu questo problema perché ho risentito un po' la discussione che ci facemmo della tesina tempo fa ed effettivamente mi sono reso conto che lì hai dei blocchi, cioè per alcuni secondi si interrompe la fase audio. Ma sei l'unico perché ho rivisto anche le cose che ho detto agli altri. Quindi è qualcosa che dipende dal tuo PC o dalla tua connessione, ok? Bello perché tra l'altro quando si fermava la nostra registrazione, alcune volte pure io non ho capito che cacchio avevo detto in quella. Vabbè, poi magari la riascolterò con più attenzione. Ok, quindi stavo dicendo, nel caso dell'SMS marketing, lo share è molto superiore, stiamo parlando in termini percentuali, ok? E devo quindi stare attento perché se metto il numero verde e quindi la gente poi ti contatterà, il mio contact center, io devo tenerne conto. Intanto nel contact succede la questione della gestione del picco. Io dall'altra parte, in fase di invio informatico, devo scaglionare e aspettare perché loro devono gestire. Non ha senso che io mando. Anzi, non solo non ha senso, è controproduttivo. Se io mando tutte 8.000, no, insieme, senza fermarmi, di là succede un casino, perché arriveranno su 8.000, quindi 8 per 2, 16, 160 chiamate. Cioè, 160 chiamate significa che praticamente 50 vengono gestite e più della metà le perdo. Perché ovviamente cosa succede? Che tu provi a telefonare. E poi vedi che il numero occupato, intasato, non ti rispondono, butti giù. E mica dopo lo richiami. No, anzi è una percezione negativa. Dici, beh, questi fanno le cose a cacchio. Cioè, li ho provati a chiamare, manco si fanno trovare, manco rispondono. Oppure banalmente, in quel momento il cliente poteva rispondere, poteva telefonarti, subito dopo parcheggia la macchina, scende, va a fare la spesa, si distrae, buonanotte suonatore. Quindi è perso. Ragazzi, la gestione del lead, questo non so se ve l'ho detto, ma è una cosa immediata. C'è una società che si chiama Hot Lead, che non significa i lead per le signorine porno, significa nel senso che sono lead caldi, no? Come l'hot dog, se lo dog si raffredda, ma chi so magna? Cioè,
il cliente è caldo e quello è il momento in cui lo devo rispondere. Tutto questo marketing che stiamo vedendo, fatto salvo forse per la DEM, e dopo spiego perché, un vantaggio che non ho detto, ma per tutto il resto io devo rispondergli subito al cliente. Se lui mi manda il web form compilato, io devo rispondergli entro più breve tempo possibile. Una delle cose che pure non ho detto sui siti internet, una buona soluzione è mettere un chat box, cioè sono su www.leonardo.it, benissimo, c'è il numero verde, sì, posso compilare la sezione contatti, sì, ma in basso, se mi si apre una finestrella con scritto magari le FAQ, quindi le domande più comuni, è utile, perché se io voglio chiederti in quel momento se offrite servizi di consulenza sul mutuo nautico, io te lo scrivo al momento. E da quest'altra parte, ovviamente, io devo prevedere una persona, ancora una volta il processo, che gestisca chi mi scrive. Quindi o c'ho la segretaria che le dico, tra le altre cose, tieni sempre aperto su desktop anche una pagina con il nostro sito web, perché se qualcuno ti scrive, perlomeno tu senti pur e quindi capisci che ti è arrivato un messaggio tipo citofono e devi rispondere immediatamente. È chiaro, ti devi dedicare a quello, perché il cliente è caldo e quindi va immediatamente servito e trattato. Subito gli devi dare tutte le informazioni che lui ti richiede e possibilmente fissare un appuntamento in sede oppure lì da lui, così il nostro consulente va e la chiudi. O se puoi, vendi addirittura direttamente, se state facendo un servizio, diciamo, che prevede la vendita online. Quindi questo è un aspetto molto importante. Abbiamo parlato già dell'importanza della landing page. Vi avevo già detto che bisogna avvisare la segretaria o comunque le operatrici, chi di dovere, insomma, per concludere il circuito, ma non avevo sottolineato quest'ulteriore aspetto che è fondamentale, cioè la risposta deve essere immediata. Se non è immediata, il cliente è perso, perché intanto se sta su Google e sta a cercare e noi non gli abbiamo risposto, lui va sul secondo link, clicca lì e magari quello gli risponderà. In generale, anche se non lo fa, in quel momento lui era disponibile, adesso vai a trovare un altro momento in cui noi siamo disponibili e lo è anche lui. Cioè, insomma, è complicato, è tutto molto botta e risposta. Questo tipo di marketing si fa così, lo dobbiamo fare così. Se non lo impostiamo almeno così, i rendimenti saranno bassi o scarsi o insufficienti, è chiaro? Ed è il motivo per il quale poi, ragazzi, io vi sto dicendo tutte queste cose, perché poi c'è il rovescio della medaglia. Già feci l'esempio proprio con l'SMS marketing, se ricordate, di Salmoraghi e Biganò, cioè l'ottico, che mi disse: quelli mi hanno venduto una campagna, ho speso 800 euro, ma non è manco per gli 800 euro, non mi è arrivata neanche una risposta. Cioè, il cliente poi è scontento, e quindi quando tu gli vai a proporre qualunque altra forma di marketing, pure l'email marketing o il contact center, lui comunque, essendo stato scottato, ha una resistenza, e quindi non dice: no, sta cosa è inutile, sta cosa non la faccio. Quindi purtroppo, come in tutti i settori del resto, no? Pure nell'insegnamento, se c'è l'insegnante fuffa che metti i piedi sul tavolo e non se ne importa, apri il giornale, penserete che tutti gli insegnanti sì, però vabbè, ma non fanno niente. E quando incappi nel fornitore sbagliato, c'è il formarsi comunque di un malcostume e di un'idea, vedete, anche questo è posizionamento, un'idea sbagliata o comunque avversa che su di voi poi scaricherà. Perché voi siete, tra l'altro, se fosse dei malintenzionati, dici: beh, fregato da un altro, ma io comunque lo volevo fregare pure io, quindi tutto sommato, zero e zero. Cioè, lui, io volevo un intento negativo, lui non c'è cascato, ma zero e zero. Voi invece sarete quelli che avevano il prodotto giusto, il servizio giusto, ma viene scambiato per il ladro. Ecco, questo è un po' il dilemma e il patema d'animo di tutti i napoletani per bene. Non avete idea di che cosa significhi essere un napoletano per bene, no? Perché tra l'altro siete tutti di fuori e vedete che ci descrivono sempre una schifezza, cosa che in larga parte è anche vera, perché bisogna essere onesti, che ci stanno i napoletani come li tenete descritti. Però per chi non lo è, veramente, cioè, io vorrei essere nato in Trentino da questo punto di vista, così. Fanculo, quando dici dove sei, dove prendiamo Alto Adige, cioè almeno non vieni schedato come un potenziale ladro. Vabbè, comunque, tornando agli SMS, finisco anche questa piccola postilla che avevo detto, il DEM, perché ho detto tranne la DEM? La DEM c'ha una possibilità di recupero.
Allora, l'email ha il vantaggio, oddio, anche l'SMS da questo punto di vista, però io gli SMS o comunque le comunicazioni sul mobile mi vanno in scaletta perché mi arrivano altre, no? Cioè, per esempio, pure la sponsorizzata su Facebook, sì, dura quello che dura, poi la mia bacheca va avanti, quindi se voglio ritrovare quella cosa devo scorrere io molto in basso. L'email però c'è il vantaggio che se tu te la conservi, te la puoi conservare, ok? Mi è capitato che nella gestione della coda, molto più lunga rispetto a quella dell'SMS, l'SMS è la pallina di ping pong, pam, 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 te la mando, se mi rispondi subito, mi rispondono in molti, e quindi devo gestire, diciamo, il picco immediatamente, ma nessuno ti chiama su un SMS di una settimana fa, è chiaro? Ma al massimo capita che mi rispondono il giorno dopo, ma la maggior parte, sul 100%, l'80% risponde entro 20 minuti. Chiaro? Quindi io ogni ora mando un pacchetto nuovo, perché gestisco il picco e poi rimando, gestisco il picco e poi rimando, quindi è un andamento sinusoidale, potremmo dire, no? Nell'email la gestione della coda è molto più lunga, perché qualcuno cosa ha fatto? Responsabile acquisti. Io ho le auto dei miei consulenti vendita, effettivamente ce l'ho già a leasing barra noleggio, però per i prossimi 6 mesi io tengo ancora da pagare la società di consulenza. Tu mi hai mandato questa locandina con le auto a noleggio, ma adesso non mi serve. Però, siccome sono un bravo responsabile acquisti, io sta locandina me la conservo. Magari me la tiro via pure dall'Outlook Express, me la metto nella cartellina preventivi futuri. No? E tra 3 mesi o tra 6 mesi, alla scadenza del leasing, quando devo effettivamente rinnovare, io ti chiamo. È chiaro? Quindi il fatto che l'email in qualche modo, a meno che non viene cestinata, però se viene aperta ma non ha prodotto effetti, può darsi che li produca dopo un po' di tempo. Questa cosa per le stampanti adesso non mi serve. Tra 1 mese, tra 15 giorni, tra 2 giorni, si scassa la stampante. Ah, ma mi era arrivata l'email delle stampanti, fammi andare a vedere, e te la vanno a ripescare, magari ti chiamano. Ragazzi, nel settore delle stampanti, una cosa di cui mi sono reso conto, che praticamente, soprattutto per come è ristretto il mercato adesso con la crisi, eccetera, quindi pochi fanno investimenti di propria spontanea volontà, no? Sulla sponte. La maggior parte, come diceva il mio vecchio capo, si va a comprare la scarpa quando ci esce il pietone fuori, no? La luce da fuori, cioè quando si è distrutta, solo allora, prima no. Dice, ma non ce l'hai una scarpa di ricambio? No, io aspetto che si scassa, perché non tengo soldi da spendere, quindi se quando si scassa, anzi magari la porto dal calzolaio prima, se il calzolaio mi dice che è proprio recuperabile, allora compro la nuova, ok? Allora, diciamo, in questo periodo, avere questa possibilità con la DEM può essere utile, ok? Cioè il fatto che vada in scia, vi può tornare utile. Ok, volevo dire qualche altra cosa, mi sono dimenticato. Vabbè, andiamo avanti, mi verrà. Per quanto riguarda l'SMS, la costruzione dell'SMS è piuttosto è similare. Dimmi, Elio. No, niente, ho messo a posto il microfono e la telecamera. No, a posto. Ok, metti il muto. La costruzione dell'SMS è pressoché identica, cioè anche lì si tratta di fare un formato verticale che viene letto in diagonale, e perché comunque anche l'SMS lo scrollo sul mio telefonino, no? Con l'iPhone, con Android, quello che è, e quindi anche lì c'è il discorso di creare uno strumento grafico che però tenga conto dei bordi, delle dimensioni, delle modalità di invio del mio sistema piattaforma che ho comprato, Mail App oppure diciamo SIM, però non so se manda anche gli SMS. Ci sono alcune piattaforme per esempio che mandano solo gli SMS. Un'altra differenza è il costo dell'SMS è nettamente superiore, no? Vabbè, noi l'abbiamo utilizzata veramente in tempi dove, cioè, pagavi lo scatto alla risposta, cioè stavamo parlando veramente, siamo stati dei pionieri. Oggi sicuramente è molto più basso, però è sicuramente più alto rispetto all'email, ok? Le atto grafico, insomma, valgono molte delle regole che abbiamo visto per la DEM, con la differenza però appunto del diverso tasso di risposta e della diversa gestione che ne consegue.
dal punto di vista dei processi aziendali. Anche lì importante la landing page, cioè e il fatto di poter rispondere su quel numero. Molti anche qua fanno il no reply, cioè io ti mando una campagna di SMS, però tu sul telefonino, tra l'altro, è ancora più istigato, no? Cioè, sul programma di posta io devo veramente essere vecchio per andare a fare rispondi, reply, ma sul telefonino, se non è fatta bene, non è accattivante il pulsante, no? Il pulsante ok, scrivi qui quello che è, clicca qui, mi viene, no, da rispondere. Cioè, io che faccio su WhatsApp? Ricevo un messaggio, sto nel campo, diciamo, di scrittura, scrivo e rispondo. Se nell'SMS marketing non ho previsto un numero di invio, ma anche di ricezione, quindi se non ho attivato quella cosa di dire sì, attivami anche la ricezione dei messaggi e quindi qualcuno che li legga, e io perdo molte risposte probabilmente, perché a differenza dell'email, qui parecchi saranno tentati da scrivere un qualcosa. Poi, se voi vedete, per esempio, nel marketing moderno, ad esempio la Vodafone, perché in questi campi, ragazzi, le telecomunicazioni la fanno da padrone, sono innovatori, sono quelli che in qualche modo hanno inventato e rendono tra l'altro possibili questi servizi, vuoi che non li sappiano utilizzare? Certo. E allora Vodafone, per esempio, se tu stai gestendo un ticket e ti manda un SMS in automatico, perché il loro gestionale prevede che in automatico quando apri un ticket invino un messaggio, o per il questionario, che ne so, valutazione clienti, cortesia, eccetera, ma solitamente ti mettono anche un numero, dice rispondi su questo numero. Oppure, se vuoi effettivamente inoltrare questa proposta, scrivi sì, no? Allora, quello è stato un modo di informatizzare, perché voi capite, Vodafone non c'ha 100 clienti o 1000 clienti, c'ha centinaia di migliaia, c'ha milioni di clienti probabilmente in Italia. Era impensabile mettere degli omini che si mettessero lì a seguire, diciamo, la discussione. Ha dovuto per forza informatizzare e l'ho fatto in maniera efficiente. Mio padre sicuramente non, se gli dici rispondi sì, lui pensa che devi dire sì a voce, cioè per dire. Però insomma, quindi perdono sicuramente tanto, le automazioni tante volte comportano comunque dei tagli, però in termini di efficienza, se io non devo investire in personale, una volta che ho speso quel costo fisso di implementazione della piattaforma, io ho risolto. Per tutti quelli che sono in grado di capire che devi scrivere sì, chiaramente io quelli li ho gestiti ad un costo nullo praticamente. Quindi fate per, solito discorso, 5 centesimi per transazione, ma io faccio milioni di transazioni al giorno, capite che un'automazione del genere in qualche modo porta grossa efficienza e grossi risparmi. Quindi, insomma, l'SMS è un po' più arzigogolato nei vari aspetti, segue molto l'iter della DEM, ma con le differenze di cui vi ho parlato. Ok, sono le 7 meno 5, avventuriamoci un po' nella gestione del contact center. Allora, questo è l'ultimo strumento che vediamo di marketing diretto e cerchiamo di approfondirlo perché in molti casi, che se ne dica, resta uno strumento valido. Altrimenti non ce ne sarebbero così tanti, no? Molti si lamentano. Dice, oggi si trovano solo offerte 500 euro dal contact center, però pochi fanno l'osservazione di dire, beh, ma se ci sono tanti contact center è perché forse qualcuno ci guadagna. Chi ci guadagna? Chi li ottiene un contact center, quindi ovviamente, e chiaramente la mandante, cioè quella che affida in qualche modo il mandato di vendita, quindi Vodafone, TIM, Sorgenia, Enel, chi per esso, chi affida il mandato all'agenzia che si dota del contact center. Mi sembra interessante parlarne, intanto perché ne ho competenza e esperienza un po', e quindi per 5 anni ho gestito, in qualche modo ho aiutato a gestire, perché poi non ero l'unica figura ovviamente, un contact center, quindi ho una conoscenza un pochino anche pratica, quindi spero di portarvi, come dire, ancora una volta contenuti non prettamente da libro, ma esperienza sempre poi razionalizzata negli argomenti. E perché dicevo appunto è uno strumento efficace, tra l'altro anche flessibile, perché io col contact center ci posso fare attività diverse, no? Alcune sono dedicate, come dire, al customer care, quindi alla gestione dell'attenzione al cliente, no? Altre invece sono proprio di proposta commerciale, quindi finalizzate alle vendite.
gestione amministrativa, gestione tecnica, gestione commerciale. Solitamente queste sono le tre distinzioni che trovate quando chiamate, mo ci vuole, quando chiamate la Vodafone. No, 4-2-3-2-3, la prima cosa che mi chiede più o meno è che cosa, quale di questi tre ambiti. Adesso addirittura c'è Tobi, cioè l'assistente di intelligenza artificiale, vedremo anche un attimino questo discorso qua. Dunque, come nascono i contact center? Sono sicuramente un'importazione, l'ennesima che facciamo dall'America, e lì avevano senso, perché sapete, no? Per esempio in America sono 51 stati, e spesso sono stati anche molto grandi, sono 300 milioni di persone, quindi un mercato da 300 milioni di utenti, noi ne siamo 60 milioni in Italia, quindi facendo confronto nazionale, e soprattutto sono distribuiti su, cioè gli Stati Uniti del Nord, cioè gli Stati Uniti d'America e gli USA sono grandi quanto tutta l'Europa territorialmente, quindi aveva senso, piuttosto che mandare un consulente da Boston a New Orleans e spendere un'ira di Dio in aereo, perché c'ho l'aereo, è come dire in Italia va a fare vendita in Romania, cioè le dimensioni e le proporzioni sono le stesse, prima di mandarcelo io voglio essere sicuro che questo va là e vende, non è che spende i soldi dell'aereo qua ci fa gita a gratis a costo dell'azienda. E quindi il contact center, poi ci sono alcuni stati tipo il Texas o comunque in generale altri stati dove ci sta il deserto che ci passa per lo mezzo, quindi ci sono anche delle distanze anche all'interno dello stesso stato molto lunghe da coprire. Allora la telefonata nasce per questa esigenza qua, aveva assolutamente senso. Da noi c'è stato sicuramente un abuso dovuto al fatto che, ribadisco, i mercati più ad alta competizione, quindi quelli che innovano per primi, sono la difesa militare, e ne abbiamo già parlato, no? della parte bellica, dove nascono sia le innovazioni tecnologiche che quelle organizzative. Abbiamo visto, per esempio, che la teoria dei giochi di Nash viene applicata in guerra, quindi per questo diventa famoso. Ma è un modello matematico, finché non aveva trovato quell'applicazione, insomma, era una roba tra saggisti, no? Così come pure quelle organizzative. Le strutture organizzative, i modelli di cui abbiamo parlato e stiamo parlando, la struttura funzionale, nascono come, come dire, come metodologie di organizzazione dei plotoni dell'esercito, ragazzi. Quindi questo non so se l'avevo detto, forse l'ho detto a chi in tesina porta una roba simile. E quindi insomma quindi innovano per primi e chiaramente poi ne fanno utilizzo. L'Italia da questo punto di vista non tiene il deserto del Sahara in mezzo, ha una dimensione anzi estremamente limitata, verticale, quindi non avrebbe molto luogo il contact center, soprattutto per come si è, per come viene utilizzato adesso, cioè per rompere un cacchio fondamentalmente. Quindi perché succede? Succede perché il mercato delle telecomunicazioni in Italia è il secondo in Europa, dopo quello della Germania, ed è il terzo nel mondo. Cioè praticamente noi a livello di chiacchiere si mette chiacchieruna del mondo, ok? Soprattutto se facciamo in relazione, come dire, alla numerosità delle persone. L'italiano ha una capacità relazionale, ecco. In un curriculum, diciamo, international, quindi in inglese, nella parte competenze relazionali, se voi scrivete I'm Italian, già avete risolto, secondo me, perché è un po' come Benigni dentro alla vita è bella, quando dice sono italiano, e lo riconoscono, dice chi sarà, quindi acculturato, esperto, comunque in qualche modo, è una persona riconoscibile. Noi all'estero, oltre che per i lati negativi, fortunatamente soprattutto in alcuni paesi, specialmente all'est, in Russia, siamo ancora molto ben visti e alcuni nostri stereotipi, che sostanzialmente sono caduti perché a livello di prove di cultura generale siamo gli ultimi in Europa, però per tutto il resto, nell'immaginario, vedete com'è potente il posizionamento? Noi siamo comunque l'antica Roma, siamo l'impero romano, siamo ancora l'età greca, siamo ancora diciamo ellenistici, no? In qualche modo, quindi i poeti, e quindi ci vedono ancora più sapienti e saggi di quello che in realtà siamo, perché la loro idea è un'idea riferita e non aggiornata a un'Italia che fu. Quindi diciamo capacità relazionali. E il mercato, dicevo, delle telecomunicazioni, delle TLC in Italia, quindi è estremamente potente. È il terzo mercato mondiale, quindi dopo Stati Uniti, dopo Germania, veniamo noi, e quindi chiaramente
Almeno questi sono dati vecchi, però io immagino che adesso la Cina ci abbia abbondantemente scavalcato. Sto parlando di davvero di tanti anni fa. Però comunque siamo sicuramente un mercato tra i più importanti, questo è innegabile. E quindi le telecomunicazioni che hanno a disposizione questi strumenti, li hanno inventati loro, chiaramente in un mercato così competitivo come quello italiano, che resta molto competitivo, lo hanno utilizzato, storpiandolo però, perché ripeto, da un punto di vista demografico e di struttura del nostro paese non ce n'era proprio bisogno, esattamente. Comunque, alla fine, business is business, si è visto che come modello funziona perché reddita e tutt'oggi chi ha un contact center, se lo sa gestire, fa bei soldi, bei bei soldi, perché ovviamente le mandanti, Vodafone, TIM, Fastweb, Wind, Opel, l'energia elettrica, i vari Sorgenia, Enel, Eni e quant'altro, pagano molto bene. Vi dissi, perché pagano molto bene, ragazzi? A questo punto vi ho fatto una panza tanta, lo dovreste capire da soli. Perché sono proprio i settori dell'energia e delle telecomunicazioni? È vero che diciamo, il costo d'acquisto una linea DSL magari mi costa 10 euro, ma qual è il CLV? Io la bolletta, questi sono servizi che pago tutti i mesi per tutti gli anni. Quindi cacchio mi frega a me che la gente ha venduto la DSL di 10 euro, ma sono 10 euro per n mesi, per n anni. Quindi capite che il ricavo, il margine, la marginalità, io ci posso persino perdere sul primo anno, non me ne importa, se sono bravo a tenermelo, intanto lo blindo con un contratto a 24 mesi, come attualmente è, no? Nelle telecomunicazioni Vodafone mi dice, però lei se poi esce entro i 24 mesi paga la penale. E solitamente la penale poi te la paga il nuovo operatore a cui ti rivolgi, ma comunque diciamo che c'è un meccanismo comunque di CLV, cioè io guadagno sul lungo termine e guadagno per sempre se diciamo la linea continua a prendere, se il cliente tipo mio padre non ha grosse esigenze, quindi una volta che funziona, ma perché dovrebbe cambiare? Tanto i costi ormai sono già al minimo possibile. Nelle telecomunicazioni io per esempio da responsabile acquisti sconsiglio di cambiare per risparmiare il 5 euro, il 10 euro, se la tecnologia funziona, perché per risparmiare quei pochi euro va a finire che cambi e quel cavo non arriva o ti fanno male l'intervento, quello che è, non funziona e tu hai poi un problema su tutta la struttura che magari ti fa perdere giorni di lavoro e vedi quanto ci hai perso, per fare che per risparmiare 5 euro al mese, vabbè. Quindi, a meno che non si tratti di risparmi sostanziali, ho una bolletta da 3.000, col nuovo operatore scende a 1.200 al mese, allora là ci penso, sì, ma insomma deve essere una roba del genere. E comunque vi spiegai facendo le dovute prove. Se ho 60 linee non le cambio tutte e 60 in dana botta, ne cambio 3, 4, vedo se il servizio funziona, poi ne comincio a cambiare altre 15, solo dopo 2 anni o un anno che il progetto di rete funziona, cambio le altre 30 e passo definitivamente all'altro operatore. Al costo anche magari di dover pagare due bollette contemporaneamente in quel periodo di test. Sì, perché comunque mi costa meno rispetto a fare un errore strategico sulle telecomunicazioni se la struttura è grossa. Ok, quindi discusso diciamo l'inizio e come nascono e perché ci sono i contact center, andiamo un po' a vederne. Innanzitutto a fare una distinzione, ragazzi. Un conto è il telemarketing e un altro è il teleselling. Sell significa vendere in inglese. Telemarketing è quello di cui ho avuto più esperienza, cioè ti telefono per cercare di fissarti un appuntamento, poi il consulente vendita ti spiegherà meglio da vicino ed eventualmente venderà. Il teleselling è quello che fanno attualmente da Vodafone Centrale, non le agenzie. Oddio, anche qualche agenzia, ma deve essere abilitata da Vodafone, perché bisogna farlo in un certo modo. Cioè io ti vendo proprio il prodotto per telefono, ok? Ho citato Vodafone perché ad esempio mi hanno recentemente chiamato dalla Vodafone, io sono cliente loro, in convergenza, quindi sia fisso che mobile, mi hanno proposto uno sconto, però chiaramente mi legavo per altri 2 anni, quindi mi hanno fidelizzato per altri 2 anni, e il consulente, cioè scusami, l'operatore telefonico mi ha fatto un contratto di teleselling perché adesso ha detto: adesso io ti registro la telefonata, no? E quindi da questo momento in poi io ti leggerò delle cose, quando ti faccio la domanda rispondi, e quindi ed è andata avanti così. Adesso noi stiamo in video lezione, anche adesso stiamo registrando,
ed è sicuramente un servizio che, ragazzi, anni fa non esisteva. Anni fa la società di telecomunicazioni per cui lavoravo lavorava solo con le aziende, e il servizio di video call, quella che stiamo facendo noi adesso, ma era una roba esclusiva per l'elite, neanche per tutte le aziende, costava un botto di soldi, un botto di soldi, anche perché non c'era la rete, la fibra e tutto quello che c'è adesso, e quindi chiaramente, voglio dire, ci sono strumenti che oggi ci sembrano anche un po' banali, ma che prima non esistevano mica, e non sto parlando di 100 anni fa o di 50 anni fa, sto parlando di 5-10 anni fa, insomma. Quindi non di tantissimo. E la video, scusate, il teleselling quindi va fatto in un certo modo. Tra l'altro io devo avvertire e informare l'utente che lo sto registrando, perché è suo diritto per la privacy dire no, senti, tu sta cosa a me non la fai, io non voglio essere registrato, ok? Chiaramente in quel caso sarà necessario provvedere ad altri metodi di vendita, quindi mi mandi un consulente, io firmo il contratto, me lo leggo da vicino. Boh, anche perché semplicemente il cliente ti può dire sì, ma tu leggi veloce, come quando leggono la cosa delle farmacie, consultare il medico, ti dicono tutte quelle cose velocissime che tu non capisci niente. Quindi dici no, io me lo voglio leggere con calma il mio contratto, anche perché ma ci vuole. Io ho un telefonino e diciamo due linee, la linea fissa e la linea mobile, insomma. Quindi no, non è un contratto impegnativo, ma se fossi stato ancora una volta responsabile acquisti di uno stabile con 60 linee, ma col cacchio che faccio il teleselling, tu mi mandi il consulente qua, il consulente mi fa anche un regalino magari, perché questo poi sono sempre giochi di potere, no? Cioè io ti faccio far lavorare, ti faccio fare il contratto con 60 SIM e 10 linee, ma tu amica marai, me lo regali il telefonino, me lo dai il nuovo BlackBerry, all'epoca era il BlackBerry, mo me lo dai il nuovo iPhone 7, no? In omaggio. Non vi preoccupate, dopo faccio io regalino a formani, vedo di farvi avere. Così funzionano le trattative. Poi e quindi, diciamo, se fossi un cliente di quel tipo lì, sicuramente non mi affido al teleselling, dove un dettaglio giuridico mi può comunque scappare, e io invece voglio il contratto, come dire, da firmare, da stampare. Cos'altro? Intanto mi sta scrivendo la mia amica, vabbè, fa niente. E, quindi ok, quindi ci siamo capiti, differenza tra telemarketing e teleselling. Ovviamente sul teleselling è là che le agenzie fanno i soldoni, perché Vodafone ovviamente ti paga un appuntamento, che comunque è una possibilità, ma come abbiamo visto su 5 appuntamenti uno, forse due vanno a buon fine, gli altri 3 sono persi, e te li pago in un modo, ma dove ti do proprio i soldi veri è sul teleselling. Perché tu, io ti sto dando questo prodotto, la nuova banda larga, tu me la vendi, cioè significa che al telefono tu la vendi direttamente, mi fai proprio il contratto, è chiaro. E quindi lì non c'è, tra l'altro hai anche abbattuto i tuoi costi del consulente vendita, perché il tuo operatore ha fatto già lui da consulente vendita anche, quindi ha fatto sia il risponditore sia il venditore. Quindi risparmi sul personale, te li pago di più, perché io sono sicuro che mi hai fatto un contratto, non mi stai presentando un'opportunità, mi stai presentando un contratto, quindi un guadagno certo, e io te lo pago bei soldi, no? Vale in primis per la mandante e a cascata sull'agenzia, è chiaro? Quindi, ok, come faccio a selezionare gli operatori? E intanto cominciamo a distinguere all'interno, che sia telemarketing o teleselling, facciamo un'altra distinzione, chiamate inbound e chiamate outbound. Ragazzi, molto semplice, è gergo tecnico. Inbound significa che io sono in ricezione, cioè il telefono squilla e io prendo in carico la telefonata, ok? Quando succede? Quando un cliente scende come la percoca dall'albero e dice buongiorno, vorrei comprare la linea Vodafone. Ok, bene, devo avere una persona che sia lì, che voglia, cioè che risponda quindi alle chiamate in ingresso per informazioni commerciali. Ma anche, solitamente, cosa ben meno gradita, mi chiamano perché? Per contestarmi la fattura, quindi sezione amministrativa. Oppure perché ho un guasto alla linea, sezione tecnica. Chiaramente il cliente, l'utente chiama il customer care, il 42323, e qualcuno dovrà rispondere. Quindi una prima, ragazzi, dovete fare questo step mentale. Tra l'altro sarà un esercizio divertente, perché se vi entra in testa, voi lo fate sempre. Cioè, io quando vado ad una festa a ballare, no?
Sì, ci vado da cliente e quindi voglio vedere le ragazze, voglio divertirmi in pista, voglio bere qualcosa e sentire della buona musica. Ma avendo fatto da organizzatore, mi metto dall'altra parte e quindi non la guardo solo da cliente che entra e può variare, la guardo anche da organizzatore. Dico, beh, ma l'angolo bar è ben servito, il barista sta lasciato da solo con una marea di clienti, o ci hanno messo un back, il back sarebbe l'altro cameriere che gli toglie, cioè gli mette il ghiaccio, gli lava i bicchieri, no? C'è uno sbarazzatavoli, cioè io mi guardo intorno nel locale. Ci sono delle ragazze immagine, come si propone, che tipo di pubblicità hanno fatto? Cioè io queste cose le guardo, no? No? Pur entrando in un bar, noto subito quali sono i punti di forza e come si sta proponendo e dove è manchevole. Allo stesso modo deve valere per voi. Siete tutti quanti, come me, clienti Vodafone, TIM, Fastweb, quello che sia, quindi clienti delle telecomunicazioni, ma vi invito a mettervi dall'altra parte della scrivania. Quindi cercate di fare come esercizio, proprio come fosse un esercizio, magari lo assegnerò anche, vediamo come dobbiamo organizzare della gente che ci chiama, no? E quindi immaginate che dobbiamo innanzitutto smistare queste telefonate, no? Cioè, abbiamo già visto che ci sono tre tipologie fondamentali diverse di chiamate. Vale nelle TLC, ma vale un po' in diversi settori, cioè chiamate di natura amministrativa. Mi chiamano per una contestazione sulla bolletta, oppure per una multa che è stata non è stata pagata, un reclamo, qualsiasi cosa. E quindi amministrazione. Poi c'ho i ticket, l'apertura di un ticket, quindi di un reclamo tecnico, dove quindi probabilmente c'è una fase di front-end che io ci metto l'operatrice che deve capire il problema, ma poi che mica fa l'ingegnere delle telecomunicazioni, mica fa teoria dei segnali, no. E quindi deve capire il problema, certo se poi impara meglio, però insomma poi oggi molti laureati li mettiamo nei call jack center, quindi magari veramente ci incappi nell'ingegnere, diciamo, di TLC, però al di là dello scherzo, deve essere una persona in grado di conoscere e capire, interpretare il problema, ma poi dovrà interpellare il tecnico, anche perché magari è necessario andare sulla Borchia, oppure fare un intervento effettivamente di natura tecnica, quindi non da rete, da remoto, ma fisico, e comunque dovrà poi parlare col tecnico, cioè io mica riparo PC o organizzo software, che cacchio ne so tu come sei messo con la tua struttura, se c'hai, che cacchio ne so, 5 server, come, cioè, devo capire qual è il tuo problema, devo rassicurarti sicuramente, ma poi devo permettere a qualcun altro di risolverti il problema. Quindi già capite che per esempio nella parte tecnica la questione è un pochino più farraginosa, no? Perché interviene all'interno del processo, ci sono almeno tre operatori, il tizio che sta chiamando, l'operatrice che sta rispondendo e il tecnico, e quindi fa da filtro, e il tecnico che poi sarà chi invece deve andare a risolvere il problema. È chiaro? Anche lì vediamo una sorta di gestione obiezioni di cui parleremo dopo. Solitamente quando chiami il reparto tecnico, qualunque sia il problema, la prima cosa che la signorina ti dice, perché ma ci vuole, pur non essendo un ingegnere, ma questo te lo riesce a dire, vada dietro alla Vodafone Station, spenga e riaccenda, riavvii la macchina, no? Perché chiaramente uno fa prima un tentativo da remoto così, se la cosa funziona il problema si risolve con una scioccheria del genere, ragazzi tantissime volte veramente ha funzionato. Io ho risparmiato di scrivere nel dato, intanto ho risolto il problema, yuppie, quindi la prima cosa più importante è risolvere il problema. Il cliente è soddisfatto e vi dissi già, quando voi risolvete il problema ad un cliente, nella sua mente gli scatta quella cosa, he's a friend, cioè lui è un mio amico, mi sono trovato bene, ne parlerò bene perché mi ha risolto un problema. Oggi avevo da mandare l'email agli studenti, non mi funzionava più la posta, non mi funzionava più internet, ho chiamato, mi hanno immediatamente risolto il problema. Sì, con una sciocchezza, però intanto io ero bloccato, invece ho potuto lavorare per fortuna, altrimenti mi pigliavo la cazziata dalla preside. Ok, ma buono, chi c'ho? C'ho Vodafone, sono bravi questi della Vodafone. Cioè, capite come poi funziona, no? Nel cervello della gente, quindi problema risolto. Ma se invece la questione è più complicata, allora chiaramente è necessario l'intervento del tecnico. Quindi il gestionale, ragazzi, sto presupponendo che ci sia un gestionale. È ovvio che se stanno allora, ci sono i contact center che stanno ancora con le guide,
come si chiama, di pagine gialle, a penna, matito, foglio, ragazzi. Non stiamo parlando di questo. Chi fa questo probabilmente è anche un imbroglione, perché non puoi pensare di stare ancora all'età della pietra mentre nel frattempo abbiamo le macchine che volano. Se tu stai lì e in qualche modo guadagni, e stai combinato così, vuol dire che stai a fare truffe, cioè da qualche parte stai imbrogliando, che non è proprio sostenibile. Immaginiamo quindi, messaggio generale, dove è scontato che in tutti i casi di contact center che affrontiamo ci sia un gestionale CRM dove l'operatrice o anche il tecnico o anche il dirigente che sta osservando il processo possa inserire e intervenire o quantomeno leggere i dati, è chiaro, e le informazioni. L'operatrice, per esempio, ecco già un problema di razionalizzazione. Se io lascio al libero arbitrio dell'operatrice, che di mestiere non fa il tecnico informatico, la descrizione del problema, è un cazzo di guai, perché ognuna mi scriverà a modo suo. Allora io, chiaramente, è una telefonata, poi i problemi sono mille mila, quindi in qualche modo devo lasciarla anche libera di descrivermelo. Però se già, per esempio, io comincio ad identificarli dei codici per dire è un problema di rete, è un problema di telefonino, è un problema di questo, codice 1, codice 2, codice 3, ok? Automaticamente il tecnico già dal codice capisce di quale branca tecnica si sta parlando, è chiaro? Piuttosto che avere mille descrizioni diverse di 100 operatrici diverse, che ognuna racconta a modo suo. Sì, sta comunque descritto nel campo note che cosa si sono dette, o addirittura è riascoltabile la telefonata se l'ha voluta registrare, però io già da codice 1 capisco che è un problema dei server. Ok, allora devo chiamare il tecnico tra i vari tecnici, perché poi anche lì si distinguono, no? Io ho alcuni amici ingegneri che mi fanno ridere, che a volte dicono io sono ingegnere, e allora anche là tutti pensano che l'ingegnere allora si è fatto così, cioè, ma mi sei rotto il televisore, puoi aggiustare l'antenna, ma io faccio l'ingegnere, mica l'antennista, cioè magari sono ingegnere meccanico che c'entra con le telecomunicazioni. Quindi anche il problema tecnico è comunque poi da distinguere in una miriade di sottosettori. Io quando abbiamo parlato di ERP e CRM già vi feci la distinzione, per esempio, tra il sistemista, che è quello che ti viene ad aggiustare il server, quindi ti viene a stabilire i collegamenti, ti organizza e ti configura la LAN, magari ti configura, che ne so, la stampante di rete con tutti che possono stampare, o alcuni sì e altri no, o alcuni solo bianco e nero ed altri anche a colori, per evitare che la segretaria si stampa la rivista di giornale a colori, per esempio. Quindi il sistemista fa determinate cose, ma per esempio chi invece deve aggiustare la parte di telecomunicazioni è un altro tipo di ingegnere, è un altro tipo di intervento, no? Chi deve andare fisicamente, come dire, a cambiare un filo è diverso da quello che invece deve cambiare una linea di programmazione nei codici, è chiaro? Una funzione, la comincio a dire perché sennò me lo scordo, una funzione che è sempre presente nei contact center poi è quella del data entry. Arrivo un attimo alla fine del processo perché rischio sennò di dimenticarmi. Quando il consulente mi... Allora, il processo è: cliente mi chiama o io chiamo cliente, inbound, outbound, operatrice. Fisso l'appuntamento, nel caso dell'appuntamento, quindi se non faccio delle selling, fisso l'appuntamento, consulente va all'appuntamento e chiude contratto. Alla chiusura del contratto succede un qualcosa. Devo caricare, detto volgarmente, scrivete implementare, al mio capo caricare non piaceva, effettivamente para carica e scarico magazzino, cioè... Quindi deve implementare questo contratto nei sistemi di Vodafone. Il CRM di cui vi sto parlando può essere o condiviso da Vodafone, oppure posso adottarne uno io, perché mi sono fatto su misura per il mio contact, con i miei bravi campi, perché ho i miei modi di gestione. Ma quando poi devo caricare e implementare il contratto di Vodafone nel sistema informativo di Vodafone, io devo avere una persona addetta specificatamente a questo, perché arrivano magari 40 contratti di questo mese da caricare e quella persona, allora intanto la maggior parte dei provider di telecomunicazioni, ad esempio, ma non solo, utilizzano come sistema informativo Sibel, ok? È sempre un gestionale, il loro gestionale interno. Dentro Sibel io vado a inserire l'anagrafica, la ragione sociale perfetta, precisa, ok?
quindi quella da contratto e la partita IVA del cliente, che linee, che tipo di servizio ha comprato, su quante linee, bla bla bla. Quindi c'è una persona al data entry, cioè dati in ingresso, no? Inserimento dati tecnicamente, se lo vogliamo chiamare in Italia, che fa solo ed esclusivamente questo. Perché? Perché non tutti i contratti andranno a buon fine. Può capitare che io ho contrattualizzato la signora Giovanna, che abita a Tripalda, in provincia di Avellino, sul cuzzolo della collina, e lì la Vodafone, vado a vedere, non ci arriva. È chiaro? E allora quel contratto va in KO tecnico. Ok? Cioè, tecnicamente la rete Vodafone non riesce ad arrivare fino in là, perché non ci stanno neanche fogne per dire là dove sta la signora. Quindi non le posso fornire il servizio. Insomma, possono buonasera, succedere. Ciao Giovanni, buonasera. Stiamo raccontando un po' il funzionamento dei contact center. Abbiamo visto l'SMS marketing, la lezione è registrata, quindi la potrai per fortuna finalmente trovare, come anche le prossime, registriamo sempre, da adesso in poi, le troverai, diciamo, nei documenti condivisi. Non dubito, perché ci mette un po' il sistema a caricare, visto che sono lezioni da 3-4 ore, quindi diciamo, giustamente sono pesanti, però la troverai. E, ok, quindi stavamo parlando un po' dei contact center, come dicevo, dopo abbiamo visto la demo, abbiamo parlato un po' anche dell'SMS marketing, stiamo vedendo come ultimo strumento direct il contact center. E, quindi stavo dicendo, la funzione del data entry c'è in ogni agenzia e alla fine del contratto, teoricamente io quando contrattualizzo dovrei a cascata pagare il consulente vendita, dargli le provvigioni, il gettone, e poi dovrei pagare, alcuni lo fanno, anche una royalty, una provvigione sull'operatrice che ha preso la prima telefonata, no? Perché è da lei che il percorso poi è andato, quindi quel percorso è stato vincente, ho chiuso contratto, restituisco una parte del merito e del profitto a chi ci ha partecipato. O quantomeno mi segno che ha fatto un contratto, a 5 contratti le do una fiche, le do un 50 euro in più, quello che è. Ragazzi, il piano commerciale lo abbiamo già visto, non me lo fate ripetere, vi parlai già di Canvas e Rappel, no? Vi ho detto CLV alto, perché sono servizi che telecomunicazioni, energia, paghiamo ogni mese, quindi quando intercetto un cliente anche a 5 euro, anche a 10 euro, ma io devo sommare per n mesi, per n anni, ok? Quindi sul piano commerciale e sul pagamento in particolare dei venditori, quindi Rappel e Canvas, non ci vorrei ritornare, pure perché Dream veramente da che fa, cioè, non so se riusciamo stasera, ma insomma tra stasera e venerdì ritorniamo sulle slide. Quindi dicevo, data entry, allora quando chiudo un contratto, teoricamente dovrei ripagare tutti quelli che vi hanno partecipato, ma quel contratto deve però essere validato, si dice, dal data entry. Cioè, non mi serve niente un contratto che poi è andato in KO tecnico, perché chiaramente in quel caso io non ci sto guadagnando, Vodafone non ci sta guadagnando, io non ci sto guadagnando, quindi, ahimè, non dovrebbe essere così, ma la maggior parte fa così, non pago il consulente vendita e non pago la fiche all'operatrice. Personalmente io la ritengo sbagliata, per un motivo molto semplice, la colpa non è loro. Cioè, se Vodafone non arriva fin laggiù, o me lo dice prima, e allora dici, ma caro amico, tu prima hai fatto tutto un bordello, verifica se quel numero effettivamente noi lo raggiungiamo, perché altrimenti io non te lo pago. Se me lo dici prima e mi dai uno strumento, allora va bene. Per esempio, dove lavoravo io, in British Telecom, c'era un altro sistema, a parte Sybel, che era della British Telecom centrale, ma è lo stesso anche in Team, in Telecom, perché nella tesi me lo trovai. C'era un altro sistema che era il software Sesamo, cioè tu potevi controllare quel numero di telefono che stavi per contattare, se era agibile e se era agibile, se era in ULL oppure non ULL. ULL sta per Unbundling Local Loop, cioè, detto in maniera molto semplice, stai in una zona dove ci arrivi con la tua rete proprietaria, cioè dove non c'è l'ultimo miglio di Telecom, che è sempre un punto interrogativo, no? Questa è una cosa che dobbiamo dire. Telecom, cioè le telecomunicazioni sono tutt'oggi
un mercato fintamente in concorrenza perfetta. Sono in realtà in concorrenza perfetta dal punto di vista dell'offerta, ma dal punto di vista della rete distributiva, che poi è effettivamente il cavo che ti arriva sotto casa, sono ancora in monopolio. Perché tu devi chiedere, pur essendo Vodafone, di Fastweb e boh altri, devi ancora chiedere il permesso dell'allaccio per l'ultimo miglio alla Telecom. A meno che tu non abbia sviluppato una tua rete, ok? Quindi con dei cavi tuoi, e sei arrivato in quella zona. Laddove sei arrivato si dice zona ULL. Intanto è una zona dove sicuramente il servizio funziona, perché ci sono arrivato con i cavi miei, dipende solo tecnicamente dalla mia responsabilità, ma pure se c'è un guasto, è sulla mia rete, l'ho costruita io, so come agire, eventualmente licenzio l'operaio che l'ha fatto un guaio, ne trovo un altro, ma almeno aggiusta. Mentre invece per tutta l'altra parte è in esclusiva privata della Telecom. Quindi, oggi TIM gode ancora di un insensato vantaggio, perché il settore è in concorrenza perfetta dal punto di vista dell'offerta economica, quindi del provider e della bolletta, ma non lo è dal punto di vista poi tecnico distributivo. È come se dicessi: vuoi comprare Android oppure iOS, vuoi comprare Samsung oppure Apple, però soltanto nei negozi Apple. Ma scusate, cioè è palese che c'è un player che è palesemente avvantaggiato rispetto agli altri. Non solo gode di questo, ma almeno fino a qualche tempo fa, anche quando chiedevo l'intervento tecnico, praticamente venivano uno dei motivi, per esempio, per cui era difficile vendere gli altri competitor, era che il cliente, gestione obiezioni, ti diceva: ma io se c'ho il problema con la Telecom, quelli vengono qua e me lo risolvono, voi no, grazie al cacchio, perché io prima di mandare un operaio e quindi spendere dei costi che arrivano fino da te, ma prova a risolvere da remoto, se veramente ti bastava andare dietro alla scatoletta della Vodafone Station e premere click, cioè mi hai fatto fare un'uscita inutile, io devo pagare 20-30 euro più tutto il resto, tasse, trasporti, eccetera, per l'uscita di un tecnico quando bastava e facevi click. L'altra verità vera, quindi diciamo tutti i concorrenti di Telecom, di TIM, praticamente provano a risolvere in maniera, secondo me, più efficiente, da prima da remoto o al telefono col cliente. E poi, se il problema persiste, consultare il medico, te la mandano la squadretta, non è che non te la mandano, non è che non ci sono gli operatori della Fastweb o della Telecom o della Vodafone, ci sono. Te li mandano solo se non sono riusciti, ottimizzando i costi, a risolvere il problema da remoto. L'altra cosa bella è che i tecnici che ti arrivano in realtà non sono né della Vodafone, né della Fastweb, né della Telecom. Sono di una società che si chiama Sirti. La Sirti è una società che però è sempre di proprietà della Telecom, e dove la Telecom aveva il vantaggio di potertela, per qualche motivo sempre di concorrenza, no? Cioè, io te la mando comunque, perché tanta società mia, e quindi, mentre invece agli altri soltanto sì. Allora vedete che comunque è un mercato discriminato male, sempre per, ne parlavamo prima, giochi politici, gente che deve guadagnare, il signor Tronchetti Provera, che era al tempo stesso il diciamo nel CDA della Pirelli e della Telecom, della TIM, con una quota di ingresso minima attraverso scatole cinesi, su questo c'è un bel intervento di Grillo, non voglio fare politica, ma in quel caso, cioè, da questo punto di vista Grillo è uno spasso, perché giustamente dice: ma come fai ad essere in 10 CDA? Cioè, Pirelli ha venduto una quantità di immobili alla Telecom o viceversa, e giustamente diceva l'esempio, dice: ma io vorrei un po' di sconto. Poi si metteva dall'altra parte e dice: no, guarda, questo è il prezzo di costo, sei sempre tu che ti vendi della roba, è palese che c'è un conflitto di interesse, cioè, mo, se fai lo sconto vai a vantaggio di quello che ha ottenuto lo sconto, se fai il prezzo più alto fai plusvalenza per vantaggio dell'altra società, ma non ha senso, perché sei sempre tu l'attore di questa commedia. Quindi, insomma, ci sono delle strutture a livello poi, come dire, macro, inguardabili in Italia, inguardabili. Con Elvio facevamo l'esempio nel gioco calcio, dove la FIA, cioè la società degli arbitri, è sponsorizzata dalla società della Juventus. Ma grazie cacchio, è normale che se Acqualete sponsorizza la società degli arbitri e dello sponsor del Napoli, secondo degli arbitri che da lì pigliano lo stipendio, per chi
saranno, pure se sono onesti, ma tendenzialmente su chi sono orientati ad aiutare, un'aula, no? Cioè, allora, molte delle cose che vi sto spiegando, nella realtà troverete delle robe che dice no, ma veramente, cioè, ma veramente è così? Sì, siamo veramente la Repubblica delle banane. Quindi il caso delle telecomunicazioni ne è per tanti motivi un emblema. Scusate. Ok, quindi chiaro che cos'è il data entry. Il data entry è la vera fine del processo, cioè quando il contratto viene inserito nel sistema informativo della mandante e la mandante mi dice: caro Gino Pirozzi, operazione conclusa correttamente, effettivamente quel contratto è validato perché insomma è andato a buon fine, ci siamo arrivati, il servizio funziona, è tutto a posto. Quindi solo sui validati viene solitamente calcolato poi il RAP, il canvas e tutto il piano commerciale che vi spiegai per quello che è un meccanismo comunque agenziale. Ragazzi, capite da soli che con l'e-commerce tutto questo salta in un momento ed è una quantità di costi incredibile, no? O quantomeno avviene tutto da remoto. Ciao Massimo, buonasera. Un attimo che ti segno. Quindi anche Massimo. Scusate, ma anche Giovanni. Ci siamo dilungati un po' con francese. Sì, con Sabrina. Sì, 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 ragazzi. Sono al corrente di tutto, non ti preoccupare, ci sono anche quando non ci sono. No, no, ma me l'ha detto che lo sapevi, però poi ero al telefono fino adesso praticamente. Vi informo anche che la professoressa d'inglese pure mi ha mandato già tutto il materiale per le tesine, soprattutto vostre, quindi a breve, se non mi dico, non ti sto facendo pure io le nottate tra le tante cose che sto gestendo, però insomma tempo, un paio di giorni dovreste ricevere anche inglese. Allora, andiamo avanti. Quindi, ok, data entry l'abbiamo visto, siamo arrivati un attimo alla fine del processo, ma era importante dire questa cosa. Che non tutti vi dicono, quindi scusatemi, anche in termini utili per voi, intanto ve lo sto spiegando da manager, ma anche da possibile curriculum da presentare o lavoro da cercare, non fatevi fare fessi, cioè quando il direttore commerciale del contact center dove magari andate per imparare, che comunque si impara tanto, io un'esperienza di contact center per esempio a un mio figlio la consiglierei, cioè non forever, ma 5-6 mesi fateli là dentro. E poi entraci comunque con l'intento di crescere, perché si può fare carriera nel contact center. Se tu diventi bravo, lo step successivo è diventare supervisor, lo step successivo ancora è diventare col direttore commerciale, oppure se ti piace lato marketing ti butti nel lato marketing. Quindi insomma ci sono delle possibilità, sto parlando di un contact center serio, ne sono pochi ovviamente, come in tutti i settori, i seri sono sempre il 10%. Voi ve ne accorgete già dal colloquio, perché con quello che vi sto raccontando spero che farete le giuste domande. Durante un colloquio, alcuni dicono non domandare niente, torniamo al solito discorso, se ti serve una capa e mulo, allora sì, meglio uno che non chiede, meno sa, meglio è, mi serve il robottino, mi spiego che ha da fa, e fa. E poi quando non mi serve più lo butto. Ma siccome questa non è mai la mia visione aziendale, perché anche quello che, come dire, ha poca iniziativa, io comunque, secondo le sue abilità, spero di svilupparlo, no? Come il bambino che deve crescere, no? È autistico, ma mica allora significa tamma come spartano la coppa a montagna facciamo morire. No, lo facciamo vivere nel meglio delle sue possibilità, anche da autistico, magari ha delle doti, gli autistici ce l'hanno spesso, di musica oppure di pittura, e quindi lo orienti verso quelle che sono le sue abilità. Quindi a un colloquio molte volte vi dicono non dite niente, non sono d'accordo, fate le giuste domande, se non altro per capire in mano a chi state andando e quindi formulare anche la giusta aspettativa. Se vi rendete conto subito che qualcosa non va, magari state scusando, vi servono quei 500 euro, 600 euro, non lo so, e allora ve lo prendete quel lavoro, ma sapete che quello non sarà il vostro posto per il futuro. Se invece capitate in una realtà dove a tutte le domande che magari, o anche semplicemente senza che fate la domanda, guardate intorno, trovate le giuste risposte, dici, beh, però io qua, sai che c'è? Inizio a 500 euro, ma ci posso piantare le radici, ma magari ci provo ad applicare delle cose che ho studiato,
insieme a quelle che mi dicono loro, però vedo che ci sono dei circuiti o dei processi o dei percorsi di carriera che potrei sviluppare. E quindi è un'altra aspettativa. Quindi quando fanno, allora, nel contact center solitamente una delle carenze tipiche, non c'è responsabile del personale, cioè uno che sia, come dire, orizzontale rispetto a tutte le figure. Di solito trovate le operatrici, se, o operatori, se c'è uno che li supervisiona, quindi il supervisor, e poi c'è il reparto vendita, c'è i consulenti vendita, e poi c'è il direttore commerciale barra titolare. Questa è l'organizzazione di un contact centerino tipica. Diverso è se siete in un contact center di Vodafone, cioè quindi interno, oppure di un'agenzia molto grossa che, per esempio, che ne so, ha 50 piani di un grattacielo, dove dal primo al quindicesimo c'ha il reparto tecnico, dal sedicesimo al trentesimo c'ha il reparto uffici amministrativi e sopra c'ha, che ne so, 100 postazioni contact center. Lì chiaramente è una questione organizzata in maniera decente. Però io vi ho raccontato quello che solitamente trovate sul territorio. Responsabile del personale non c'è, quindi chi vi fa il colloquio? O direttore commerciale, classico, ma non soltanto nelle aziende di contact, in moltissime aziende, anche a me per esempio quello dei surgelati, a livello nazionale, chi ci fece il colloquio era il direttore commerciale. Perché il direttore commerciale? Perché ovviamente cerca di vendervi la sua proposta di lavoro come la migliore possibile, quindi voi là diventerete ricchi e famosi, perché guarda, poi in realtà è vero, c'è tanto lavoro da fare, però se tu fai così, alla fine ti porti 5.000 euro a casa. Bella raccontata così, ma se poi ti vai a fare due conti e conosci il lavoro che c'è dietro, scopri che magari devi fare 100 appuntamenti al giorno, che neanche Superman ce la fa, perché tu al giorno, ragazzi, un commerciale, un consulente commerciale, 4 appuntamenti, ma proprio esagerando 5, riesce a gestire in una giornata. Uno alle 10, perché mentre che si siede in ufficio o comunque e poi va là dove deve andare, o se è lontano parte e ci arriva, perché magari sta a Vallo della Lucania, sta a 2 ore di macchina, alle 10 c'è il primo appuntamento, deve parlare una mezz'ora, un'oretta col cliente, a mezzogiorno c'ha, poi deve arrivare all'altro appuntamento, quindi a mezzogiorno, diciamo in mattinata, c'ha il secondo, si fa ora di pranzo, deve mangiare qualcosa, deve un attimo digerire, riposare, è comunque una persona sottoposta a sforzo perché si sta spostando, sta guidando, magari c'è traffico, c'è sull'autostrada c'è una deviazione, mille cose, la cliente lo trattiene per altre dolci fattezze, no, lo so, il mestiere del commerciale succede di tutto, veramente di tutto, ve l'ho anche raccontato, ancora una volta giochi di potere, e poi ce ne altri due il pomeriggio, e poi per le 6 deve tornare in ufficio, deve scrivere i report di quello che è capitato, e diciamo quindi lo status delle trattative, sempre nel gestionale. Cioè, poi magari c'è la riunione col capo o quello che è, insomma, per le 6:30, per le 7 al massimo finisce. Qualcuno di buona volontà può fare il quinto appuntamento alle 7 di sera, caso tipico con i commercialisti, con gli avvocati, con i liberi professionisti, i quali la mattina nella loro giornata tipo sono per uffici, quindi sono alla Camera di Commercio, al Tribunale, o ci mandano i loro, come dire, garzoni, i loro tirocinanti, e loro stanno a casa a dormire, e prima delle 4 al pomeriggio non li trovi in ufficio, nel loro studio. Solitamente però poi dalle 4 loro si trattengono anche fino alle 8, alle 10 di sera. Diciamo che il libero professionista lavora con una giornata di questo tipo qua. E allora il tuo consulente commerciale, per venire incontro alle sue esigenze, può fissare magari un appuntamento alle 7 di sera, alle 8 di sera, ma questo resta al suo buon cuore, alla sua voglia di, come dire, incrementare le sue vendite, quindi magari andarsi a prendere quella fish in più per raggiungere il raffle, e comunque in ogni caso per voi è lavoro straordinario da pagare, no? Perché è dopo le 18, quindi costa di più. Quindi sia in termini, diciamo, di pagamento, sia come INPS e tutto quello che c'è sopra la busta paga. Quindi quando fate i calcoli, mentre il bravo direttore commerciale che sta facendo la sua enunciazione della sua azienda, leader nel settore, che sempre così, sono sempre leader del settore,
mai qualcuno mi dice no, noi siamo pollo, siamo i secondi, dico anche gli ultimi, i secondi, mai. Il nostro competitor principale è mai, parlano solo di loro. E quindi cercate di fare le giuste domande. Tra queste, quando vi parlano, perché vi parleranno sempre, loro cercano sempre di scaricare su di te il rischio di impresa. Cioè, se tu gli rubi contratti, allora ti pago. Molti sono venuti qua al mio studio e mi volevano pagare in base ai contratti venduti. Io, la mia risposta è stata, cari signori, io faccio comunicazione ed è per quello, io apro porte, quello è il mio lavoro e voi su quello mi dovete valutare. Se io apro 10 porte ma voi non ci mandate nessuno, o ci mandate un per cuoco che non sa neanche dire come si chiama, io non posso inficiare il mio lavoro perché voi avete un consulente sbagliato, o perché il vostro prodotto poi costa il triplo del prezzo ed è fuori mercato per una scelta di P di prezzo, no? Della variabile P, che è una vostra scelta, io mica vi posso dire a quanto dovete vendere il vostro prodotto. Ecco, quindi sempre loro cercano di fare, il giochino è, io ti do il prodotto, tu se me lo vendi io poi ti pago, e ti pago bene, e grazie, tu non stai facendo niente, ti sto facendo tutto io, semmai è tutto il contrario, no? Cioè sono io che ti vendo il prodotto e tu guadagni grazie al mio lavoro, è come si bollino, facendo tutto il contrario a lui. Cioè, quindi nel validare, fatela la domanda, ma quali i contratti che tu mi dici sui contratti effettuati? Sono i contratti tutti o solo quelli che vanno a buon fine? Questa è la domanda che dovete fare. Cioè, quelli che eventualmente non vengono validati dalla mandante per KO tecnico o per qualsiasi altra ragione, rientrano nel mio pagamento delle provvigioni oppure no? O quantomeno nelle gare, perché a volte si fanno le gare, nuovo prodotto lanciato dalla Vodafone, cazzo ne so, l'offerta con la PlayStation vicino, chi fa 50 contratti questo mese vince la gara e ha questo telefonino in omaggio, no? Tipico per esempio in azienda di telecomunicazioni. Io voglio sapere quando tu parli di contratti, se stai parlando di tutti i contratti o solo dei contratti validati, perché i contratti validati, ovviamente lo capite, non dipendono solo da voi. Se voi avete faticosamente chiuso il contratto con un tizio capocacchio e arrogante ed è il vostro 50° contratto e vincereste quel telefonino o avreste lo scatto per il Dappel, arriva la società e dice no, guardi, caro signor Marigliano, però i contratti sono 49 perché l'ultimo non è stato validato. Cazzone puttami, cioè io la trattativa, il mio lavoro l'ho fatto. Se poi quel contratto, diciamo, non è andato a buon fine per motivi tecnici, ma non è responsabilità mia, cioè non te la puoi prendere con me, tu mi avevi chiesto 50 chiusure, io 50 chiusure l'ho portato, la prossima volta non farmi perdere tempo, anzi dammi, se non mi vuoi dare il premio, allora ridammi i soldi della benzina che mi hai mandato in un posto dove io non dovevo andare, ok? Cioè, cercate di, ribadisco, se no passo per Maria Contraduce. Valutate poi sempre se vi conviene o non vi conviene dire sta cosa, però voglio dire, non andate a fare gli scemi al posto loro, sappiatele queste cose e poi chiaramente valutate, magari in quel contesto comunque la paga di quel mese è stata buona, in generale vi trovate bene, questa cosa zitta e mosca, però l'hai notata. Quando ci sarà un successivo fatto negativo, al terzo fatto negativo, al decimo fatto negativo, tu dici sempre, caro amico, allora io fino al mondo non c'è niente, però mo ti sciolgo tutta la gruppo. Allora tu là la gara non me l'hai pagata perché poi l'ultimo contratto non mi hai detto che non era validato, ma quello non è colpa mia, è colpa vostra. Quest'altro fatto non è andato bene, quest'altro fatto è colpa della segretaria che mi ha passato l'appuntamento sbagliato perché il cliente non si è fatto trovare, ma era lei che aveva forzato. Quindi cioè, allora voi buttate via tutto, buttate giù tutto in una discussione dove politicamente dovete fare delle dimostranze. Quindi, ragazzi, io questo non posso, cioè, resta al vostro buonsenso, alla vostra utilità, alla vostra suscettibilità, alla vostra sensibilità. Quindi, però mi interessa che capiate i ragionamenti e le cose che ci sono dietro, le conseguenze. Allora, come avviene poi la telefonata? Parliamo un po' di queste benedette operatrici o colleghe. Io a volte le chiamo signorine, purtroppo non ho ancora imparato a evitare questo termine, perché le signorine sembrano sempre quelle che stanno sulla tangenziale o agli ali di Bologna, no? Cioè, sembra che facciano un altro lavoro, può essere offensivo, davvero alcune si possono anche risentire se sentono che ne parlate così, quindi cerchiamo di utilizzare operatore telefonico, operatrice telefonica,
un po' come quando mo non si può dire più bidello ed è bene dire collaboratore scolastico, insomma, bidello sembrava dispregiativo, no? Quando dice chi lo fa bidello, è una persona che lavora comunque nella scuola, mi sono dovuto prendere le loro parti in alcune circostanze con gli alunni perché per quanto siano delle persone che, come dire, non sono il tuo docente, ma sono comunque delle persone più adulte di te, fanno parte della struttura che ti offre il servizio, per cui il tuo banco è pulito prima che tu ci scribi, scribacchi sopra. Quindi io ti devo dire che devi portare rispetto agli alunni. Quindi diciamo, la terminologia è importante, soprattutto nel mondo moderno. Vedo che a volte con eccessi proprio, cioè, ultimamente c'è stata un po' la battaglia sul catcalling, no? Là, abbiate pazienza, è veramente. Però non voglio entrare in questo, voglio semplicemente dire che oggi nel mondo moderno c'è una certa sensibilità che prima non c'era, dove si facevano le cose un po' più alla buona, quindi cercate di utilizzare i termini corretti, quindi la operatrice o l'operatore telefonico, ok? Se vi trovate a fare per esempio una presentazione a tutti gli agenti a livello Italia o anche semplicemente all'interno del vostro contatto presente, ne potete chiamare signorine, insomma. Quindi vediamo poi il loro lavoro, che è un lavoraccio veramente, per non dire peggio. E tante volte viene, come dire, screditato, ma è un lavoro durissimo, è un lavoro non per tutti, non per tutte, è un lavoro dove vengono fuori anche delle attitudini diverse. Prima dicevo, per esempio, inbound, outbound, ma già qui c'è una grossa, importante decisione, no? Di natura proprio soggettiva, psicologica. Chi metto all'inbound e chi metto all'outbound? Se io ho Giovanna, che ne so, è una donna di un po' attempata, di una certa età, molto dolce, molto morbida, è una mamma di due figli, insomma, forse è più utile se la posto sull'inbound perché è più predisposta all'accoglienza. Se le chiedo di fare i numeri, cioè di farmi gli appuntamenti sull'outbound, allora ragazzi, la differenza qual è? Nell'inbound è il cliente che sta chiamando me, è lui che sta facendo lo sforzo. Nell'outbound sono io che sto chiamando te, ti sto a rompere le scatole probabilmente perché sei in riunione, perché stai litigando con tua moglie, perché non lo so, stai in giro a fare altro. Ok? Quindi diciamo già questa è una grossissima differenza, no? Come quando abbiamo visto tra Google, YouTube e Facebook, cioè uno è interruption marketing e quindi in qualche modo ti rompo le scatole e stai facendo altro, in un altro caso sei tu che stai cercando me. Allora nell'inbound, cos'è importante? Io entro in un posto, che cos'è la mia prima esigenza? Quella di essere accolto decentemente, no? Una persona morbida che magari farebbe fatica in un ragionamento competitivo a fare 100 telefonate o due telefoni per vedere chi risponde prima, magari la metti all'inbound, dove la sua accoglienza e la sua morbidezza sono un punto di forza, ok? E quindi quella dolcemente su un cliente che è già in qualche modo predisposto, perché sta chiamando lui. Forse con la sua cortesia mi dà anche una buona immagine. Viceversa, la ragazzetta che esce fresca dall'università, che diciamo tiene 25 anni, vuole farsi le ossa e anche già al colloquio ha dimostrato di essere, come dire, una che prende l'iniziativa. Diciamo, di quel termine da noi si dice figlia indrozza, no? Cioè una che è furba. Cioè, se tu le butti la palla, lei subito te la rilancia. Se tu le